Allora, buonasera di nuovo e grazie per essere qui stasera. Mi hanno dato questo ingrato compito di fare da moderatore, quindi cercherò di assolverla al meglio, ma non è che sia un professionista di questo, per cui non voglio rubare tempo alla discussione e lascio quasi subito l'introduzione a Leleanna. Dopodiché, se ci sono delle persone che vogliono intervenire, che si segnano per intervenire, mi fate un cenno, me lo dite, vi metto in lista qui e si farà degli interventi. Ora vediamo da quanti minuti, insomma, se ci sono poche persone si possono fare anche più lunghe, se no si dà un limite magari di 3 massimo 5 minuti a intervento, va bene? Quindi lascio subito la parola a Leanna, che credo vuole ragionare senza microfono. Sì, se mi sentite preferisco parlare senza microfono. Allora, buonasera a tutti e grazie di aver accolto questo invito. E intanto parto da una cosa più futile, che è quella di come ci siamo denominati. È una denominazione che riguarda solo questa serata, perché comunque bisogna definirsi a un certo punto, quando si decide di convocare un numero di persone appunto come quelle che sono qui stasera. E allora nella discussione così Aiana di qua di là, e detto, vabbè, Aiana davvero, ecco, basta, questo non è né un nome di una lista, né un nome di un partito, né un nome di un'associazione, è il nome che ci siamo dati solo per convocare questa riunione. Questa riunione, poi lo dirò anche alla fine, può esserci un continuo se c'è dell'interesse, e a quel punto chi è interessato deciderà come chiamarsi, se essere un'associazione o essere altro, oppure nulla. È stata una serata in cui ci siamo confrontati e ognuno torna nelle proprie case e basta, è comunque utile per la nostra comunità. Perché questa convocazione? Perché il gruppo di persone che ha deciso di convocarla è prima di tutto preoccupata per quello che si sta respirando ormai da alcuni anni, è sempre peggio in tutta Europa, non solo in Italia, appunto. Una deriva di destra, di quella che noi giudichiamo peggiore dal nostro punto di vista, che ha visto costruire muri e barriere. Io sono cresciuta con l'abbattimento del muro di Berlino, che sembrava aprire uno spiraglio di un'Europa completamente diversa, la fine della guerra fredda, la fine della corsa agli armamenti, la possibilità appunto di denuclearizzare il nostro paese, per me Europa, perché veramente per me questo è il contesto, e invece si sta tornando a passi sempre più veloci indietro. Si sono ridotti secondo noi gli spazi di democrazia. Guardate, la tanto discussa legge, che ormai è stata convertita in legge, Salvini, e che viene solo portata, sbandierata sul tema dell'immigrazione, anche lì diremo due parole, ma è già quella parte per noi negativa, ma riduce fortemente gli spazi di democrazia, che già in parte anche nei mesi precedenti erano stati ridotti. E per farvi un esempio, il fatto di fare delle manifestazioni che occupano le strade, che interrompono appunto la possibilità di scorrere nelle nostre strade, è di nuovo tornato un reato, no? Era stato depenalizzato alcuni anni fa e invece ora è stato introdotto come reato. E diminuiscono gli spazi di libertà di stampa, di espressione, e questo ci preoccupa tantissimo. Noi ci siamo voluti definire antifascisti, perché questa è la cosa che sicuramente accomuna noi e quella a cui ci rivolgiamo, perché noi non riteniamo il termine antifascista e quello che rappresenta un termine obsoleto. Pensiamo che debba essere il punto di partenza per fare una politica di sinistra e di centro-sinistra, e ricordiamo che se in Italia è vietata dalla Costituzione la ricostituzione del partito fascista, ci sono dei motivi. Quando qualcuno così, pur parlando, dice ma ci sono varie dittature, ci sono nel mondo fascisti, comunisti. Allora, parliamo dell'Italia intanto. In Italia abbiamo avuto un'oppressione, una dittatura fascista che è stata combattuta appunto da quello che è poi diventato il nucleo
antifascista che andava dal Partito Comunista, al Partito Sardo d'Azione, alla Democrazia Cristiana, al Partito Socialista, al Partito della Repubblicano, per combattere appunto i fascisti e poi l'occupazione nazista che ne è conseguita. E mentre appunto i fascisti erano quelli da condannare, il Partito Comunista era tra quelli che hanno liberato l'Italia e da quelli che hanno fatto nascere la Costituzione e che poi hanno dato vita a tante riforme insieme alla Democrazia Cristiana e alle altre forze che ho rammentato, dal nuovo diritto di famiglia allo Statuto dei lavoratori, eccetera. Quindi c'è una netta distinzione. Noi siamo appunto contro l'idea dell'uomo forte al governo, non è quello che ci interessa, né a livello nazionale né a livello locale, e vogliamo continuare invece a portare alta la bandiera dei diritti appunto di esprimere liberamente le proprie opinioni, a manifestarle pubblicamente, e soprattutto non accettiamo nessuna azione che vada a discriminare le persone, discriminazioni basate sulla loro provenienza, sulla loro religione, appunto il credo politico, sulle inclinazioni sessuali. La nostra Costituzione in questo è chiarissima, siamo tutti uguali. Anzi, dobbiamo abbattere quelli che sono gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle persone. Ci troviamo invece in una situazione in cui si sta alimentando una guerra tra poveri e stanno accelerando nella strada già intrapresa, ahimè, da diversi anni, forse già da qualche decennio, dello smantellamento dello Stato sociale, della scuola pubblica e di una sanità per tutti accessibile che garantisca appunto la piena salute delle persone. E questo deve essere garantito a tutti. Ci sono alcuni diritti che devono essere garantiti indipendentemente dalla cittadinanza, e è importante anche garantire dei livelli di servizi e di diritti a tutte le persone che stiano in Val d'Aosta o che stiano in Sicilia. Perché questo riferimento? Perché la legge che è in discussione, o meglio, ancora non è neanche in discussione, forse non verrà neanche discussa, sembra che sia molto blindata. Il Parlamento ora, che vede dare una maggiore autonomia a 3 regioni, in particolare della nostra Repubblica, mette fortemente in discussione questo, cioè di avere servizi uguali in tutta Italia. Ecco, in questo contesto appunto generale, perché qui chi ha promosso questa iniziativa sono tutte persone che si sono impegnate per anni ad Agliana, ma l'hanno sempre fatta con una visione appunto al nazionale, non mai in liste civiche che si sono occupate solo di Agliana, ma in partiti di vario estrazione del centro-sinistra chiaramente, e che però avevano un'ottica anche a livello nazionale e europeo. Ecco, però quello che ci ha mosso oggi a convocare questo incontro è quello che noi abbiamo definito a questo punto il caso Agliana, perché purtroppo, che ci piaccia o meno, Agliana ormai ne parla tutta la provincia, e chiaramente purtroppo non in modo positivo. Siamo a un termine del mandato amministrativo di una giunta monocolore PD che era stata appunto, aveva preso la maggioranza quasi 5 anni fa, e che ha operato in questi quasi 5 anni in parziale discontinuità anche con l'amministrazione guidata dalla sottoscritta, che si è disgregata però questa giunta monocolore PD, con prima la cacciata di un assessore che abbiamo qui presente, Massimo Vannuccini, cacciata appunto dal sindaco, e poi con cronaca ormai molto recente l'uscita dal Partito Democratico, quindi partito non di maggioranza, l'unico partito che aveva vinto e guidato per questi anni l'amministrazione, riuscita appunto da questo partito, del sindaco Mangoni, e dopo poco le dimissioni di 4 assessori del Partito Democratico dalla giunta. Capite bene che questa è una situazione che difficilmente, almeno io, per quello che conosco, l'ho mai vista succedere in comune non solo limitrofi, ma neanche, perlomeno non voglio parlare nell'ambito della regione. Ora abbiamo alla guida del comune una giunta, per noi non sappiamo come definirla, in quanto non è stata ancora, diciamo ancora per quanto mi riguarda, non so se ci saranno nei prossimi giorni notizie diverse, è sfiduciato dal partito che ha appunto la maggioranza ancora in consiglio comunale, che è il Partito Democratico. Anzi, abbiamo letto che
si può continuare e andare avanti su alcuni temi, azioni che erano atti, procedimenti che chiaramente la Giunta aveva già iniziato, e come il bilancio e la revisione del regolamento urbanistico. E sono stati nominati nuovi assessori, penso che la maggior parte sono tra l'altro conosciuti a molti di noi, sono delle provenienze politiche più varie, senza entrare sul personale di nessuno, che sicuramente sono tutte persone rispettabilissime, ma ci sono chiaramente dei rappresentanti della destra alianese, il Massimo Curio Zucchelli, che io ho avuto, insomma, ci siamo confrontati il consiglio comunale per diversi anni, è sempre stato prima in una lista civica che poi però si è trasformato in una lista civica di centrodestra, esponente dell'UDC, quindi chiaramente identificato. La Giulia Mannati Palangri uguale, è sempre stata sia candidata che identificata come una parte della destra in questo paese. Quindi due persone chiaramente di destra. Altri tre assessori, uno che era ancora in carica quando anche gli altri erano giunta, appunto con Mangoni, che del Partito Democratico, e non ha fatto la scelta dei suoi colleghi di mettersi, l'assessore appunto allo sport, e poi quella ragazza più giovane che risulta provenga dal Partito Democratico, non so se ancora è all'interno del partito. Ecco, una situazione chiaramente molto complessa e che è difficile ritrovare da altre parti. Diciamo una situazione abbastanza kafkiana. Noi abbiamo la nostra idea in proposito su chi ha la responsabilità di questa situazione che si è venuta a creare, ma non è questo che ci interessa qui affrontare, e penso che ognuno di noi ne possa avere gli strumenti per valutarlo. Il problema è che se, come noi pensiamo, l'obiettivo deve essere quello del mondo del centro-sinistra di battere questa destra che abbiamo descritto all'inizio, che rappresenta anche ad Agliano una destra sicuramente che può minare appunto le basi della nostra democrazia, dobbiamo cercare di fare uno sforzo, di fare veramente quello che abbiamo più volte detta a sinistra e che non sembra, anzi quasi mai ci riesce, di fare dei passi indietro per poi fare tutti insieme dei passi in avanti. Noi pensiamo che debba essere fatto un programma di sinistra che rilancia Agliana, che visto che sono stati 5 anni abbastanza di immobilismo e anche di assenza sul territorio appunto dell'amministrazione guidata da Mangoni. E per fare questo bisogna rimettere al centro alcuni temi: la centralità della persona, indipendentemente appunto, come si diceva prima, dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione, le politiche di inclusione, di cittadinanza e in genere tutto quello che afferisce al welfare devono essere prioritarie nell'agenda dell'amministrazione e di conseguenza nelle risorse destinate appunto in bilancio su questi temi. Altrettanto importanti sono le politiche educative, quelle dell'istruzione e la formazione, nonché le politiche culturali, perché noi siamo convinti solo quando ci sono queste politiche, quando si investe in cultura e in educazione, siamo un paese che può crescere e che può crescere appunto con le basi per essere dei cittadini attivi e che sappiano valorizzare il loro territorio. E per questo il benessere in generale delle persone va a braccetto con le politiche ambientali, che devono tutelare la qualità dell'aria, della terra e dell'acqua. Questo tutto attraverso lo strumento della partecipazione, ovvero un confronto assiduo, continuo con i sindacati, le associazioni, i partiti presenti sul territorio e rappresentati in consiglio comunali, nonché i singoli cittadini presenti appunto sul territorio, con incontri diretti delle frazioni, con il coinvolgimento appunto di tutte le persone. Noi abbiamo voluto delineare questa cornice perché chiaramente noi non siamo appunto in questo momento niente, come dicevo prima, né un'associazione, né intanto noi abbiamo una lista civica, né un partito, ma volevamo dare una cornice che è quella che ci rappresenta. Su questi temi noi siamo disponibili a confrontarsi e a individuare insieme quali sono le azioni per portare avanti questi temi prioritari.
senza veramente fare l'errore che certe volte è stato fatto di nascondersi rispetto a temi scontanti come può essere quello dell'immigrazione, come possono essere alcuni temi ambientali, di cui abbiamo sicuramente la nostra idea, però appunto siamo disponibili a confrontarci. Il confronto presuppone che non si rimanga tutti, si può anche rimanere tutti della nostra idea, ma quando poi si arriva in fondo deve esserci una sintesi, quindi l'idea finale è una rielaborazione dell'idea di tutti quelli che hanno partecipato. L'invito quindi stasera è capire se queste priorità, quelle che abbiamo espresso noi qui, di questi temi, la centralità della persona indipendentemente dalla propria razza, dalla propria religione, dal proprio credo politico, devono essere il punto di riferimento principe, gli investimenti nel sociale, nella pubblica istruzione, nell'educazione, i temi ambientali, e su questi cominciare a costruire insieme appunto delle idee per confrontarsi soprattutto con chi, non solo tra noi cittadini, che chiaramente è importante, ma soprattutto ci rivolgiamo a chi ha la rappresentanza ad Agliana del centro-sinistra, tutte quelle forze che vanno appunto dal PD ad Agliana in comune, che si sono anche confrontate e scontrate tanto il Consiglio Comunale in questi 5 anni, ma che noi pensiamo abbiano dei valori e delle basi comuni su cui hanno la responsabilità di mettersi a sedere e confrontarsi seriamente per cercare di arginare appunto questa ventata di destra che potrebbe travolgere anche il nostro comune. Ecco che vogliamo sentire se anche voi avete questa priorità, se come pensate che dovrà poi articolarsi nei giorni, perché purtroppo non c'è molto tempo, qualcuno sostiene che è un'iniziativa tardiva, forse meglio tardi che mai, e quindi l'invito è a intervenire, come diceva prima Gian Piero, con i tempi che vi ha dato. E non solo, ora noi faremo circolare un foglio, perché se qualcuno oltre a questa serata ha voglia di confrontarsi con noi per buttare giù proprio nel concreto delle linee programmatiche, ci lascia i propri contatti, telefono e email, e la prossima settimana inizieremo appunto a lavorare a delle ipotesi programmatiche. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e chiedo subito a Gian Piero di riprendere in mano la situazione. Appunto, inteso, desidera fare un intervento, a prenotarsi, per ora mi ha fatto un cenno Massimo Vannuccini, per cui ho in nota solo lui, ma se c'è qualcun altro che vuole intervenire, basta mi faccia un cenno e lo metto in nota, va bene? Quindi do la parola a Massimo. Il microfono oppure... No, posso parlare anche io. Massimo Piedio, sì. Allora, tanto buonasera a tutti. Massimo, vieni qui. Ora si sente? Bene, ora si sente. Ok, ci siamo. Allora, intanto dicevo buonasera a tutti. Mi fa piacere ritrovarci qui stasera in un contesto così allargato e anche trasversale. Ringrazio Eleanna e tutto il gruppo che hanno promosso questa iniziativa, perché in realtà non so se è presto o è tardi, ma tutte quelle iniziative che ci mettono in condizione di parlare seriamente di politica sono credo ben accette. Mi ricollego un po' appunto ai temi che poneva Leanna nella sua introduzione. Prima di tutto, considerazione appunto di carattere generale. La fase che viviamo in questo momento è del tutto evidente che è complicata, il vento che tira è forse più forte anche di tante energie che possiamo mettere in questa fase a tutti i livelli, non soltanto a livello nazionale ma anche nei nostri comuni. Però credo comunque che tutti coloro che fanno riferimento ai valori dell'antifascismo, che fanno riferimento ai valori della Costituzione e della voglia di stare insieme, debbano in questo momento
mettersi in campo e giocare una partita veramente, veramente seria ed importante, anche perché sono piuttosto convinto che nonostante il vento, nonostante diciamo le difficoltà e la forza in questo momento di una destra che certo, e sono sicuro a tutti quelli che sono qui oggi, non piace, non credo ecco che questo modo di intendere la politica, il paese, diciamo il mondo in generale sia effettivamente maggioritario, ma è soltanto una risposta provocatoria e anche un po' dura a problemi reali. E se la sinistra ha la capacità di leggere invece i problemi e la realtà diciamo delle difficoltà delle persone, allora si può uscire da questo impasse, da questo momento anche un po' becero. Sulle questioni di casa nostra, come dire, io parlo diciamo per conto anche di chi una situazione particolarmente complicata l'ha vissuta sulla propria pelle, perché è noto per tutti, diciamo, ho fatto pienamente e non in disparte parte di questa amministrazione e per una fase anche insomma cercando diciamo di sostenerla, di lavorare diciamo per il buon lavoro di questa amministrazione. Poi le cose diciamo si sono rotte e quello che oggi emerge non è diciamo tanto un tema così improvviso e legato diciamo a eventi che si sono trascinati, ma era qualcosa insomma che covava e che poi diciamo a un certo punto abbiamo dovuto per forza di cose far emergere. Ecco, io credo che in questa fase, proprio perché diciamo anche ad Agliano quello è successo, dimostra diciamo la dimensione e le difficoltà della politica di oggi, dobbiamo provare a superare gli steccati. Prima di tutto da parte di tutti quanti con l'ammissione diciamo di colpa e di responsabilità che a ognuno compete, e su questo io ne sento un pezzo non irrilevante, su questo non ho né paura, come dire, a dirlo, né, e credo che sia un passo importante per tutti riconoscere diciamo dove stanno le difficoltà, dove stanno l'atteggiamento diciamo di forse di silenzio, di chiusura che è passato per un po' di tempo, però preso atto diciamo di questa situazione dobbiamo tutti quanti fare lo sforzo di metterci al tavolo parlando delle questioni, parlando dei temi che riguardano Agliana, perché poi se siamo qua, quello che diceva un po' Eleana, cioè i valori del welfare state, dell'ambiente, diciamo dell'attenzione agli ultimi, non banalmente perché ora va di modo dire gli ultimi e le periferie, ma perché è un tema reale, sostanziale, è la cosa che più ci accomuna, e su questo prima di tutto si deve lavorare. Poi è del tutto evidente un po' come funziona, come è noto per la sinistra, cioè forse qui siamo 50-60 persone, quelle che siamo, abbiamo tutte le nostre sfaccettature, tutte le nostre diversa maniera di vedere le cose, però dobbiamo cercare diciamo di fare lo sforzo con equilibrio di prima di tutto riconoscere che la base diciamo alla base ci stanno dei valori condivisi, e poi costruire delle proposte politiche che sono temi diciamo forti e condivisi per tutti quanti, consci delle nostre diversità, consci del fatto che non su tutto si può essere d'accordo, altrimenti non saremmo diciamo quel mondo vario e anche forte diciamo e politicamente motivato che è la sinistra e il centro-sinistra, ma che possano invece essere un valore. Quindi da parte mia, perché poi come sapete diciamo sono ampiamente diciamo in campo in questa fase e in generale insomma del Partito Democratico, la disponibilità a provare a giocarsi insieme a questa partita c'è. Come? Grazie Massimo, non ho altre prenotazioni per interventi, riguardo il pubblico non so se qualcun altro vuole intervenire. Nessun altro intervento? Vuoi dire qualcosa? No. Intervento io lo faccio, volentieri. Allora, gli interventi sono così. E chi vuole fare un intervento si prenota, mi fa un segno, lo metto in nota e poi do la parola a seconda dell'ordine degli interventi. Comunque se volete venire qui davanti c'è qualche altro posto più vicino anche. Venite. Quindi no, Alessandro. Sono Alessandro, faccio parte di Agliana al Comune, orgogliosamente. Dunque, bisognerebbe fare un po' di memoria storica, perché quello che ha detto Eleana è tutto ultra condivisibile.
e lì non ci piove, e sono cose che fanno parte del nostro bagaglio culturale. Però ritorno alla memoria storica, quando 5 anni fa ci fu quello scontro, quelle primarie che sancirono la vittoria di Giacomo Manconi, la reazione chiara, forte, voluta da chi appoggiava la signora Eleanna Ciampolini, fu quella di creare un qualcosa che andasse oltre il renzismo, oltre un modo di fare politica che non ci appartiene, invece ci appartengono i valori che hai detto. Detto questo, noi ci siamo riuniti, varie sfaccettature di idee, chi più moderato, chi meno, chi più a sinistra, e abbiamo fatto questo rassemblement della sinistra, di centro-sinistra per la verità. Tutti forti che con questa giunta non avevamo niente a che spartire, perché questo è un PD che non ci rappresenta, e si è visto l'escalation in negativo. Oggi ci viene detto che dobbiamo fare un passo in avanti. Noi abbiamo il nostro programma, ovviamente, PD ha il suo programma, però come dicono gli economisti, a saldi invariati non deve cambiare nulla, così come non è cambiato nulla in questo PD albianese, perché la realtà e la verità è questa. Se poi uno la può mistificare, allora è un altro paio di maniche. Quindi, avendo noi un programma ben definito come Aliana in Comune, avendo posto i nostri paletti, vorremmo, e l'abbiamo dimostrato con degli incontri che abbiamo fatto a sinistra con il PD, però evidentemente ci sono ancora delle sfaccettature da limare, anzi direi molte, perché i pacchetti confezionati non vanno bene. E noi abbiamo, sono 5 anni che lottiamo, ci abbiamo messo del nostro, in una minoranza che ci hanno sbattuto a destra, a sinistra, da tutte le parti, non ci hanno mai neanche preso in considerazione. La realtà è questa. E oggi mi si viene a dire, anzi ci vengono a dire, come io apprezzo il vostro lavoro di navigator della politica, perché questa è un'altra forma di navigator. Il navigator è un procacciatore di lavoro, voi fate i procacciatori per vedere se si riunisce il tutto, ma per riunirsi ci vuole anche una comunità di intenti, di idee e di uomini soprattutto. Questo secondo me, potrei andare oltre, ma io credo di aver espresso chiaramente il pensiero della sinistra oggi italiana, che è una cosa fuori dalla... E mi meraviglio, che Eleanna, che hai preso sberle a destra e a sinistra, le hai prese tutte anche la signora Lucia Salaris e il signor Guido, che io stimo sopra ogni cosa, però se si voleva fare qualcosa di buono, Eleanna c'è una scatolina, un secchio, che vi deve una mezzina, un contenitore, ce l'abbiamo noi. Se ci si deve mettere delle idee, mettiamole dentro. Non le facciamo dal di fuori queste cose, dal di dentro si fanno. Si vuole creare delle opportunità, dal dentro le si crea. Allora questo, ci sono delle antipatie personali che a volte vi ho riconosciuto anch'io, ci sono, ma cosa vuol dire? Se si ha delle idee si mettono in campo. Noi allora siamo in una discussione continua fra di noi e cerchiamo di fare del nostro meglio uscirne fuori, perché capiamo anche noi che l'onda e l'ondata a destra è una cosa che può far paura. Però cosa dobbiamo fare? Annientarci, annullarci, annullare il nostro modo di pensare, le nostre idee, solo perché potrebbe venire la domanda,
non, è, non c'è niente di nuovo, perché l'Italia è governata da questo, non a Diana, l'Italia è scavata tutte le maggiori città, tutte le maggiori regioni sono governate dal centrodestra. Questo ci sarà delle colpe, assumiamocene, non facciamo finta che tutto vada bene, madame la Marchesa. Ecco, insomma, noi abbiamo delle colpe precise e ribadisco, se non cambia il valore delle persone che rappresentino un PD, che sia PD, ma un vero PD, andrà sempre così, anche peggio. Grazie e scusatemi se mi sono prolungato. Oh, allora avevo in nota Carolina Acciai. Io? No, no, voglio sapere. No, però volevo dire una cosa. No, credevo che volessi parlare, ti avevo messo un nota. E qui, come si fa un verso, lo scrivo. Volevo proporre una ricetta funzionale. Ma se si smettesse un attimino di farla a sinistra, come al solito, e di trovarsi a litigare. Cioè, il bene di tutti, secondo me, viene sopra al bene poi personale, al momento. Cioè, secondo me l'unione di intenti, sua voglia a dire poi l'unione si litiga, ma mettiamoci una volta tutti insieme e facciamo qualcosa per tutti. Ma questo ne frega, non mi interessa di risolvere, voglio vedere Anna bella, piena di gente allegra, invece vedo gente perennemente triste, gente che non si confronta, gente si pullula da associazioni che non sono funzionali l'un con l'altra e che sono dei vuoti di potere enormi, basterebbe veramente poco, basterebbe smettere di litigare un attimino, perché poi mi vede anche il nervo, che forse sono la prima litigiosa, però veramente dire bene, il bene, l'interesse di tutti, qual è quello? Smettiamola di litigare, c'è da stare insieme per fare questa cosa, è inutile dire, e tanto poi, vedi, perché poi, io penso, credo e sono consapevole, io sono la prima che, mamma mia, guarda, mi piange il cuore se penso alla perdita durante le primarie dell'Eleanna, tutt'oggi, tuttora, però io credo anche che se una persona si fa strumento di un momento, si fa forza di un'idea comune, indipendentemente da che persona sia, perché la gente ha voglia di risposte, non di discorsi, non se ne ha più voglia. Di discorsi, potere, affari, qui ci si vive, io ho un figliolo di 13 anni e non sa che fare il pomeriggio, Dio mio, diamogli una speranza di vita, io sono stata contenta, ti dico la verità, nel tuo programma, nell'Unione ho letto qualcosa di una cultura, la street art, che non vorrà di nulla, ma mi vuol dire tanto, mia mamma, mi vuol dire veramente tanto. E io dico, partiamo un attimino dalla cultura, strutturare davvero questa società e vogliamo bene a questo paese invece di starci continuamente. Si può far finita. Io non ce la faccio più, è brutto. E invece, che immagine si dà? Si continua qui a litigare, a dir quello, ognuno a voler mettere avanti poi. Per l'amor di Dio, quelle sono opinioni legittimissime. Ma alla fine è bene, non si fa di nessuno a fare così. E si ordina così, e uno può s'annoia, ragazzi. Allora rimbocchiamoci le maniucce e diciamo basta, giù, troviamolo. Vedrai che una strategia, una soluzione, una ricetta ci sarà. E basta litigare. Basta, non litighiamo più, vogliamoci bene, amiamoci. Basta. Non dare. Scusate, questa è un'osservazione che volevo fare, scusatevi. Grazie. Grazie anche per la passione che tu ci hai messo nell'intervento. Sono cittadina, commerciante su Aglia, mamma di un disgraziato, perché un disgraziato al mondo, quando dice muoiono su videogiochi, ci muoiono sì, che gli fa fare? Mio figlio mi dice, dove vuoi mamma, e che vuoi? Te lo mando. E io commerciante, ti dico, sarebbe anche bello vedere la popolazione volesse bene Agliana e davvero... Lì tu le riqualifichi le strade, perché quando non gli va bene al proprio paese, e non la lascia la merda davanti alle case. Perché tu gli va bene, tu lo senti suo, e invece non si sente più il nostro. E si dà colpa a quelli, arrivano a quella, tutto lì che io, ma perché? Per cosa? E ve lo dico all'aglianese, perché qui siamo aglianesi. Bisogna dissero così. È inutile tante terminologie. E scusate se mi ripeto, ma veramente io da mamma sono frustrata, Dio, che si fa?
A me non mi rimane andare sotto al coso in 300.000 gatti di Alcasseri sotto una banca, perché era il mio punto di ritrovo. Sindaci, ragazzi, lui in primis, hanno promosso il mondo, ricette semplici, perché non hanno mia idea, poteva cambiare l'universo, ci poteva cambiare l'adolescenza e l'età adulta, invece no, siamo sempre qui, e qui si rimane alle fiare ancora. Basta, scusate. Bene, grazie, si potrebbe dire prima gli alianesi, ma non è, no, non è di moda, no, non è di moda, no, io voglio dire, quindi no, qui lo dico e qui lo nego. Allora, altri interventi? Non ci garba, vero? No. Altri interventi? Se no, ho visto che sono state tirate in ballo sia la Lucia delle Anne, non so se vogliono dare una breve risposta. No, io dico solo due parole perché insomma la Carolina ha già condiviso in pieno quello che ha detto la Carolina. E, insomma, ha un po' anticipato anche quello che volevo dire io e che non ripeto. Mi rifaccio però un attimo al, perché era anche una cosa che mi ero scritta di dire, mi rifaccio un po' all'intervento anche di Alessandro. Proprio noi, guardate, mi viene anche un po' d'emozione, ma proprio noi. Io penso che se voi pensate che proprio noi che siamo qui a sedere ci siamo messe in gioco per fare questa assemblea stasera, io credo che più di questo non si possa dire. Siamo le persone che in prima persona abbiamo in qualche modo sofferto in questi 5 anni, perché avremmo voluto tutti che le cose andassero diversamente. Voi insomma lo sapete, io ho anche provato insomma a stare in questa amministrazione, ma ovviamente 3 anni fa ne sono dovuto uscire perché sinceramente governare, stare insieme a questo sindaco era impossibile perché è un sindaco assolutamente incapace di governare, di decidere, di ascoltare e di lavorare con il gruppo, perché ha sempre preso decisioni da solo e oltretutto decisioni anche contro il programma che era di governo, come quando per esempio è andato a rinegoziare il mutuo e come quando è andato a Publiacqua a votare per la proroga della concessione, cose che sono contro il programma amministrativo. Quindi voglio dire, ecco, evidentemente noi pensiamo che dobbiamo fare umilmente un passo indietro per farne alcuni avanti tutti insieme. Dobbiamo mettere in campo umiltà e coraggio insieme, secondo me. E questo abbiamo cercato di fare stasera, perché se si sta tutti sempre chiusi nel nostro guscio, veramente prenderà il sopravvento questa destra, che è, secondo me, quanto di peggio ci possa essere. Perché oltre a essere una destra di per sé una destra xenofoba, ma sta sdoganando da parte delle persone dei comportamenti che fino a 5-10 anni fa erano visti come delinquenziali. Ma ci sono addirittura dei sondaggi che dicono che nel 2009 le persone che si dichiaravano fasciste erano il 7%, oggi sono raddoppiate, sono il 18%, e guardate che c'è un altro 16% che non è proprio razzista, ma però dice sei in classe, che non è razzista, che non è fascista, ma che però se in classe non ci sono bambini neri è meglio. Ma perché se il dottore che mi cura è bianco è meglio, sarà più bravo, no? Sono il 62% quelli che si vogliono far curare da un dottore bianco rispetto a un dottore nero, no? Cioè quelli che io non sono razzista, ma però, va bene? E questi la politica li ha sdoganati, perché prima erano tutti chiusi nelle loro case, non lo dicevano, ora vengono tutti fuori. E qualche volta anche con atti delinquenziali verso bambini, verso nostri ragazzi, verso ragazzi di colore, ma che sono anche italiani, oltre a essere contro quelli che magari, no, queste sciagurati che stanno nei campi e che comunque che stanno negli SPRAR, che stanno nei CAS, che stanno anche nei centri, no, di raccolta, ma anche contro dei bambini,
Ma questa è una cosa, e magari anche politici come Salvini non gli danno nessuna importanza a questi atti che vengono messi in campo. Ragazzi, noi bisogna, io credo che ognuno di noi debba fare qualcosa, e magari forse possiamo fare qualche cosa anche nel nostro piccolo. Ecco, secondo me le parole d'ordine dovrebbero essere, per tutti noi, dovrebbero essere unità, dovrebbero essere discontinuità, certo, perché è importante anche riportare in campo certe cose, riprendere anche delle cose buone che aveva fatto anche l'amministrazione precedente. Discontinuità, coraggio, secondo me, perché ce ne vuole da mettere in campo, coraggio di portare avanti le scelte che vogliamo fare e di lottare per queste scelte che vogliamo fare. Una, per esempio, che secondo me dovrebbe fare qualsiasi comune che si dichiara, qualsiasi amministrazione che si dichiara di sinistra, è lottare e dichiararsi apertamente contro il decreto Salvini sulla sicurezza. Sono state portate mozioni, sono state fatte anche atti su questo argomento. Bene, quindi, e poi non può mancare, ma sono tutte cose che sono già state dette, naturalmente non può mancare la partecipazione, perché chiudo, perché mi piace anche chiudere con delle citazioni, e chiudo con una bella canzone dei Pink Floyd che dice: Together we stand, divided we fall. Insieme noi stiamo in piedi e divisi cadiamo. Scusate se mi sono anche un po' emozionata. Grazie anche per la bella citazione. Volevo aggiungere una cosa, sempre, ora poi do la parola, non so, c'era Roberta, mi sembra qualcosa. Sempre sull'argomento di queste leggi che stanno cercando di sdoganare ora la destra, il governo. Tu hai accennato il decreto sicurezza, c'è anche quello, il decreto contro la legittima il decreto a favore della legittima difesa in discussione. Io vi vorrei solo far presente, ricordare, ma lo saprete già da voi, che il vicepresidente del Consiglio Salvini di questo governo è andato in carcere a portare la solidarietà a una persona che ha subito un furto in casa propria, questa è una cosa negativa naturalmente, ma diciamo, è riuscita a catturare il ladro, gli ha legato le mani, l'ha messo in ginocchio con le mani sulla testa, di spalle, e gli ha sparato. E questo qui, diciamo, ora in carcere, giustamente, perché una volta questa si chiamava un'esecuzione, oggi siamo ai limiti della legittima difesa, e il ministro Salvini è andato a portare la solidarietà a questa persona in carcere. Quindi questa è la deriva a cui si va incontro con questa destra populista e nazionalista. Quindi c'è nessun altro che vuole intervenire? Mentre prima, a proposito di questi argomenti, ricordo a tutti che un mese fa avevamo fatto in Italia che resiste anche ad Agliana, molti di voi erano presenti, e questa volta non ce l'abbiamo fatta a riorganizzarlo, ma l'invito è a partecipare chi può domani alle 14.30 in Piazza Duomo a Pistoia, per di nuovo ribadire quello che dicevano ora Gian Piero e Lucia, la puntualità al decreto Salvini, alla legge, anzi ora sì, Salvini, sì. E a questi comportamenti veramente xenofobi che stanno sempre più aumentando nel nostro paese. 14.30 in Piazza del Duomo a Pistoia. Bene, c'è nessun altro che vuole intervenire? Do la parola a Bruno? Io chiedo scusa perché sono arrivato anche un po' in ritardo e io non volevo neanche intervenire, perché fondamentalmente sono venuto qui con l'intenzione di ascoltare. Il problema non è darsi delle risposte se non si pongono le domande precise, cioè nel momento in cui si afferma da parte di tutti i presenti qui, per quello che io ne so, per come si sono espressi in altri momenti, in altri ambienti, di voler combattere questa deriva che purtroppo c'è ora nel nostro paese, intendendo in Italia,
e probabilmente nella nostra provincia o anche nel nostro paese, se questo è quello che si afferma, ma se non si riesce a trovare il modo di camminare e di mettersi d'accordo come camminare, oltre che dire, gli obiettivi quelli generali, no? Sugli obiettivi generali è anche al tempo stesso facile dare una risposta, cioè oggigiorno ci sono, come dire, problemi di confusione fra le persone, partiti che un giorno prendono il 30%, l'altro giorno prendono il 15%, ho detto delle cifre a caso che non sono nemmeno corrispondenti a quello che sta succedendo in questi giorni, no? Però e poi si sentono a volte più alla televisione che altrove, sui social, io mi chiedo scusa, non ci vado, un po' di difficoltà. E non esiste più la destra, non esiste la sinistra? No, non credo che questo sia la realtà. Credo che qui non ci sia nemmeno da convincerci che esistono ancora dei valori di destra e dei valori di sinistra. Ma se in quel momento non si riesce a trovare il modo, insomma, c'è qualche cosa. Non è che mi spaventa quello che si dice, mi spaventa il silenzio, mi spaventa quello che non si dice. E io mi chiedo scusa, più che di politica mi occupo di altre cose, di sindacato, mi piace più nel tempo libero, come dire, fare altre letture. C'è chi sostiene che, come dire, vale quel proverbio siciliano che non so nemmeno se citare, ma in cui si esalta il piacere del potere rispetto a qualsiasi altro piacere esista nel mondo. E su questo bisogna farci i conti. Cioè, ci sono persone che governano che non si vergognano di dire un giorno il contrario di quello che hanno detto qualche mese prima. E poi ci sono questioni sempre legate a questo filone di persona, cioè io sono, senza dichiararlo, ma mi sento migliore di un altro, riconosco nell'altro tanti difetti, e bisognerà a un certo punto fare il conto con queste questioni, cioè se ognuno mette il veto su una piccola cosa, su un difetto, e i difetti ce ne abbiamo tutti dell'altro, insomma qui non è che si va da qualche parte. Il destino è facile segnato. E un mio amico giorni indietro mi ha detto, dice, guarda, se tu vai a queste riunioni, tu fai anche qualche telefonata in più di quelle che mi aspettavo, ma a Agliana c'è due possibilità: o che il centro-sinistra si unisca e si perda e vinca la destra, oppure il centro-sinistra si divide e vinca la destra. Ma Dio, meno male che tu sia un amico mio, meno male siamo amici. E allora che si dovrebbe fare? Dice, guarda, quello che bisogna evitare è domani di pentirsi di non aver fatto. Quindi se c'è qualcosa che possiamo fare, facciamolo. Se ci sono dei panni sporchi da lavare e, come dire, con coraggio, facciamolo. Non sono, io sono stato in Agliana in Comune, convintamente, e lo sono tuttora, e le battaglie fatte 4 anni e mezzo fa le rifarei tutte, e mi ricordo a quell'epoca con chi si lamentò del risultato che si era ottenuto, che non era pienamente soddisfacente. Io ho abituato, dato che una parentesi, da repubblicano a essere sempre in estrema minoranza, non sono molto abituato ai grossi numeri. A me mi sembrava il 19% una cosa lunare, mi spiego. Però ora, a parte le battute, qui un ragionamento bisogna fare. Ce la vogliamo fare la domanda se ognuno riesce a fare, non passi indietro,
passo in avanti, perché mi viene in mente anche un'altra battuta, no? Che una volta cercavano un volontario, cioè da fare questa cosa è un po' difficile, no? E questo qui, cioè, sai, io faccio finta di non aver sentito, io gli ho, se non che quegli altri fecero tutti un passo indietro e lui si trovò espulso. Ecco, facciamo a questa maniera, chiudiamo gli occhi e non tiriamoci indietro. Grazie Bruno. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, Roberto, vuol dire due parole a te? Senza microfono. Allora, io vi racconto la parte, diciamo, che Eliana non ha detto, di come siamo arrivati a questa serata. In questa serata non è che nasce. Allora, io vi racconto quello che Eliana non vi ha raccontato, di come è nata questa serata, perché non è che questa serata è nata così e l'altro, cioè Eliana si è svegliata una mattina e ha detto facciamo una riunione con i cittadini. La serata è nata, è il culmine di tante chiacchiere fra persone che si stimano, e siamo noi sei, mentalmente, che negli ultimi mesi, parlandoci, trovandoci anche quasi per caso di molte volte, si analizzava la situazione che si vedeva a Agliana e anche in Italia, e ci scoprivamo tutti quanti molto preoccupati di quello che si vede a Agliana, tutte le questioni appunto che sono state già dette da Eliana a livello nazionale, a livello europeo, e ci si chiedeva non cosa fare, ma se fare, proprio perché, per quello che diceva Bruno, siccome siamo persone che la politica si fa per passione, perché ci piace vederla fatta bene, perché è fatta bene che dà ai nostri cittadini i servizi che i nostri cittadini si aspettano, e siccome non ci sembrava che negli ultimi 5 anni fosse stata fatta tanto bene, e lo dico da esponente del Partito Democratico che ha scelto, a differenza di tanti, di rimanere dentro il Partito Democratico e continuare a fare opposizione poca, fatta male, perché avevo anche altri impegni e non c'erano neanche gli spazi per fare opposizione, questo Massimo l'ha sempre riconosciuto, almeno ultimamente me l'hanno riconosciuto, tanto appunto che Lucia poi ha scelto un'altra strada, Leviana l'aveva già scelta prima, io avevo scelto di rimanere dentro. Quello che ci siamo chiesti è: cosa possiamo fare? Dobbiamo fare qualcosa? Perché si poteva anche scegliere di stare zitti, scusate, sarebbe stato più semplice per tutti noi far finta di niente. Il PD si è messo in questo casino, il PD se la caverà, se non se la caverà arriverà la destra, pace, perché noi, se l'ha già detto 5 anni fa, quello che non ci andava bene, come l'ha detto Agliana in comune, in altro modo, si è già detto dentro il PD chi c'era, finché siamo rimasti. Non c'è stata la soretta, pazienza, chi ce lo fa fare di esporci ora le critiche e tutto quello che poi si legge sui giornali. Si è detto noi, come ha detto Bruno giustamente, non ci vogliamo pentire a giugno di quello che si poteva fare e non si è fatto. Chiacchiera oggi, chiacchiera domani, la preoccupazione che avevamo, che abbiamo oggi, è che la destra vinca questo comune, e se la destra vince questo comune, un certo tipo di servizi che sono stati offerti negli ultimi 70 anni ai nostri cittadini, probabilmente, con grande sicurezza, ma diciamo probabilmente, non si sa mai, non mettiamo limiti alla provvidenza, probabilmente vanno persi servizi per chi ha bisogno, perché è chiaro che persone come penso che non abbiamo bisogno, destra o sinistra, alla fine dei conti, non ci può anche non cambiare nulla, ma ci sono persone che hanno bisogno e noi quelle vogliamo difendere. Chiunque abbia qualcosa da chiedere, qualcosa da poter, diciamo, da recriminare, ha bisogno di una rappresentanza, e questa destra la rappresentanza non gliela dà, ha dei valori che non ci piacciono. Si poteva far finta di nulla, perché non sarebbe stato colpa nostra se la destra vince alle elezioni. Si è deciso invece di provare a coinvolgere tutte quelle persone che in questi 5 anni non si sono sentite rappresentate né dal PD né da Agliana in comune, che si sono comunque allontanate dalla politica in generale, perché chiaramente, insomma, non è che anche la politica nazionale si faccia ogni voglia di fare politica al giorno d'oggi. Noi si è detto proviamo a cercare un qualcosa che poi si definirà tutti insieme, se ci stiamo, se ci state, per dire proviamo a vedere se si può fare qualcosa per impedire alla destra di
vincere, per continuare a essere un comune ben governato fino a 5 anni fa, come è stato fatto negli anni. Cioè, l'obiettivo non è di andare a cercare voti di Agnano Comune, voti dentro il PD, l'obiettivo è di coinvolgere i cittadini, come siete tanti voi, che non hanno tessere, che vogliono solo fare buona politica, che sono disposti a metterci la faccia, il lavoro, il talento, l'impegno. Per l'obiettivo unico che abbiamo è quello di vincere contro la destra, perché avere un governo di destra Agnana a me spaventa, come spaventa, e visto quello che fanno, anche averlo a livello nazionale. L'ultima considerazione che aggiungo è: il massimalismo non ha mai vinto, cioè mi spiego, no, puntare alto è l'obiettivo massimo che ogni persona che fa politica deve avere, quindi puntare a raggiungere tutti gli obiettivi che uno ha, tutti i valori che uno ha e vuole vedere implementati. È anche vero che puntare a avere tutto in politica vuol dire molte volte non avere un bel niente. Allora io mi dico, per fare politica occorre parlare con le persone, ascoltare, fare sintesi, come diceva Liliana, cercare di capire fin dove uno può spingere per tutelare i propri interessi, le proprie idee, i propri valori, i propri interessi, mantenendo valori e idee. Rinchiudersi nella propria torre d'avorio, fare l'aventino, come è stato fatto anche in Italia tanti anni fa, mettersi da parte, dire vabbè, noi con questa persona non ci parliamo, con questa non ci parliamo, con questa non ci parliamo, alla fine non ottiene nulla nessuno. E questo è la sconfitta della politica. Per cui se ci si rimette in gioco persone che tutto sommato avrebbero una vita molto più tranquilla se si rimettessero in gioco, ci si può rimettere in gioco tutti quanti, ci aiutiamo a vicenda e cerchiamo di superare tutte quelle che erano le vecchie controversie che ci sono, le responsabilità che ognuno aveva 5 anni fa, ma bisogna anche guardare a quello che si può fare oggi per portare avanti un minimo comune denominatore che c'è, e bisogna trovarlo assolutamente. Grazie. Grazie Roberta. Ci sono altri interventi? Alberto? Allora, intanto ringrazio che sia stata organizzata questa serata qui, perché per cultura politica mi fa sempre piacere quando tante persone si ritrovano, soprattutto quando negli ultimi anni far politica è diventato qualcosa di, no, di malvagio, no? Fa politica solo chi è disonesto, chi ha qualche interesse o qualche poltrona da difendere, e invece queste riunioni sono la dimostrazione che ci sono ancora tante persone che hanno interesse su quello che succede nel proprio territorio e nella propria comunità. Per cui quando vengono organizzati questi eventi qui, queste iniziative, sono veramente contento, sono contento di partecipare e di portare nel mio piccolo un contributo, un piccolo sassolino, per vedere se riusciamo a costruire tutti insieme una strada, un percorso che vada il più lontano possibile. Detto questo, condivido pienamente, penso che tutti noi condividiamo l'analisi che è stata fatta a livello nazionale, perché se no non saremo qui questa sera. Qui non mi ci soffermo, è stato ribadito più di una volta, è stato detto e ripetuto e lo condivido al 100%. Siamo qui però perché tra poco, dobbiamo anche dire le cose come stanno, dobbiamo affrontare un'elezione amministrativa, perché dobbiamo in qualche maniera dare una risposta ai cittadini, dare una risposta che bene o male esiste ancora un modo di far politica che in qualche maniera recupera il valore di quelle parole che piano piano in questi anni hanno potuto svuotare. Per me esiste una sinistra, esiste una destra, ed esse quando si vengono nominate portano sempre dei valori, delle politiche che in qualche maniera mi vedono favorevole al contrario. Sente, mi vedono favorevole politiche di sinistra, centrosinistra, e quindi quando gli si indica questa parola qua io mi immagino, e non male, un progetto, una visione, una comunità che credo abbiamo qui tutti noi. Ovviamente le nostre sfaccettature, ma diciamo che il perimetro bene o male è questo. Quello che volevo dire questa sera è che, come ben sapete, noi in questi anni abbiamo fatto opposizione in Consiglio Comunale
in qualche maniera abbiamo provato a tenere alta l'attenzione su alcune battaglie politiche. Probabilmente qualcosa abbiamo fatto bene, qualcosa abbiamo sbagliato, è normale che sia così, sicuramente potevamo fare tante cose in modo migliore, quindi non c'è nessun tipo di dubbio. Chi non riesce in qualche maniera a farsi un po' di autocritica a se stesso, è bene o male, vuol dire fare la politica, no? Della persona sola al comando e di quella che bene o male non può essere criticata perché è giusta solo l'idea che pensa. Quello che volevo dirvi è che bene o male mi fa piacere che ci sia riunione qui. Noi qualche mese fa, molti di voi penso lo sapete perché avete partecipato, avevamo fatto una riunione molto allargata creando dei gruppi di lavoro di 7, 8, 10 persone su aree tematiche. Questo lavoro è durato un po' di mesi, perché siamo partiti a ottobre e finito il 1 gennaio, e da quello è nato una bozza di programma. Non abbiamo in nessun modo l'arroganza di dire che è il programma, ma pensiamo che lì, in qualche maniera, col confronto con tantissime persone, soprattutto alcune di esse che meno male non avevano partecipato all'esperienza di 5 anni fa del mio comune, è stato scritto un programma che io ritengo un buon programma e che penso possa essere una base di partenza per il confronto, ovviamente con il confronto con tutte quelle sensibilità che bene o male ci possono essere, perché tutto può essere migliorato col contributo di tutti. Per cui quello che voglio dire questa sera è che questo programma è a disposizione, perché quello che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto per dire l'abbiamo noi, è il verbo e tutti dovete seguire queste 10-15 pagine che abbiamo scritto, ma bene o male è un contributo che vogliamo portare con tutte quelle persone che bene o male si vogliono confrontare e andare avanti. Però, e credo che i programmi siano bene o male, anche se molti lettori leggono probabilmente solo qualche piazzettino, ormai noi 5 anni fa avevamo fatto un programma, credo, un po' troppo lungo e forse a difetto un po' della sinistra, siamo un po' troppo prolissi, vedere un concetto, diciamo una pagina e mezzo, non so quanti lettori possano averlo letto tutto, però bene o male quello che per noi è molto importante è un programma di governo che può essere condiviso, può essere un centro-sinistra unito, allargato, non è questa la forma che a noi ci interessa, è partita da un'analisi fondamentalmente di quello che è successo. Guardate bene, non è un'analisi di dire punto il dito verso qualcuno che sei stato più cattivo, molto più bello di quell'altro, perché questa è un'analisi completamente fallimentare. Io nella mia storia politica provengo da partitini di sinistra, la sinistra democratica, la sinistra ecologica e libertà, per un giorno sono stato in sinistra italiana, poi sono uscito, quindi però 24 ore, meno male, credo l'errore più grave che c'è stato sempre a sinistra è quello di puntare il dito verso qualcun altro e dire che è meno di sinistra rispetto a te, quindi te hai fatto questo 10 anni fa, te hai fatto quest'altro 5 anni fa, e anche se c'era un quadro condiviso di idee e di valori, fondamentalmente ognuno andava per la propria strada, dividendo tutta la sinistra in vari atomi che poi hanno portato alla situazione che siamo di oggi. Quindi io credo che se siamo arrivati oggi a una situazione del genere in cui le destre dilagano, abbiamo tutta questa paura e tutto condivisibile, la responsabilità sia di tutti noi. Cioè non c'è una persona che può in qualche maniera esimersi dal dire in parte è colpa di mia. Per cui credo che dobbiamo avere la serietà di fare un'analisi politica di quello che è successo in questi anni. Perché è vero che a me mi spaventa una destra al governo, perché mi spaventano le sue politiche. Però bene o male, io, perché l'avrò vissuto direttamente in consiglio comunale, quindi avrò in qualche maniera forse, sono troppo focalizzato, no? Come Barocchi per un cavallo su alcune battaglie, credo che siano stati fatti tanti errori in questi anni. E sentendo dagli interventi, chi più chi meno ha giudicato questa amministrazione qua un po' fallimentare. Io forse sarò un po' troppo duro, qualcuno sarà un po' più morbido, ma nessuno dà un giudizio positivo sull'esperienza politica di questi 5 anni. Guardate bene che è facile dire che è colpa di un sindaco, ma in realtà un sindaco è appoggiato da un partito, che per male è strutturato, è appoggiato da una giunta e da un consiglio comunale. Quindi è vero che il sindaco è colui, è l'organo no, principale, che ha la responsabilità politica e tutto di un comune, è il faro e la guida. Ma io sono pienamente convinto che la politica per me non è fatta degli uomini solo al comando, per cui secondo me è sempre condivisa questa responsabilità e deve essere in qualche maniera collegiale. Quindi bene o male ci sono state delle scelte, da riportare la Lucia, quella che
il sindaco è andato a votare per la proroga del PPA, andando a infrangere il principio che era stato fatto quando eravamo noi in amministrazione e scritto uno statuto che il Comune Agliana lottava per la pubblicizzazione dell'acqua. E quindi è stato fatto a questa amministrazione. Cioè, politicamente fuori risulta che il Comune d'Agliana è per continuare con Publiacqua e quindi per fermare il processo di pubblicizzazione. Questo, guardate bene, era scritto sia nel programma del Partito Democratico che in quello degli anni in comune. Però bene o male le responsabilità politiche ci sono. Questa è una scelta di un'amministrazione di centrodestra. Avrebbe un'amministrazione di centrodestra fatto questo. Come per esempio ci sono state tutte le battaglie sull'esternalizzazione dei servizi che ci sono state nel nostro comune. La sinistra ha sempre a cuore i servizi che vengono erogati al comune. Io posso capire che è cambiata la situazione politica generale, ma soprattutto dei bilanci dei comuni, delle assunzioni e tutto, ma crediamo che siano state fatte esternalizzazioni un po' troppo semplici e troppo veloci. Come del resto la prossima amministrazione dovrà prendere una decisione molto importante sulla società della salute. Cioè decidiamo di tenerci al nostro interno quei servizi che la legge ci permette di tenere al nostro interno e condividere con noi i servizi con altri comuni, o li diamo alla società della salute? Sono due scelte politiche molto differenti. Per me una è di sinistra e una è di destra. Io di centrodestra e di centrosinistra. E il Partito Democratico ha portato quella che è per me la visione di centrodestra, cioè affidare a un ente terzo e togliersi completamente la responsabilità politica di gestire un servizio fondamentale per il nostro territorio. Quindi, e poi non vi so elencare tutto perché sennò vi porterei via troppo tempo, ci sono sul territorio tematiche rilevanti bene o male che vanno affrontate, e vanno affrontate per in qualche maniera per dare credibilità a questo programma. Perché io sono convinto che tra tutti noi si passa un programma con scritto e pubblicizziamo l'acqua, lo firmiamo tutto. Chi è che dice di no? Però dobbiamo anche capire perché il Partito Democratico in realtà questo non l'ha fatto, e quando un sindaco ha preso una decisione così importante è stato nel silenzio. Quindi dobbiamo capire, la responsabilità politica c'è, non possiamo in qualche maniera far finta di niente su questo punto qua. Sulla battaglia dei ambientali, sui rifiuti e tutto, l'amministrazione di la passata amministrazione, non l'ultima, ma l'ultima, introdusse porta a porta. Siamo arrivati al 75% di raccolta differenziata, siamo al 60%. Ora, io non credo sia completamente colpa dei cittadini agnanesi che erano arrivati a picchi così alti di raccolta differenziata e ora siamo arrivati al 60%. Qualche problema ci deve essere stato in 4 anni e mezzo nel perdere il 15% di raccolta differenziata sul nostro territorio. Quindi anche su questo dobbiamo capire dove sono un po' le responsabilità, ma guardate bene, non per puntare il dito, ma per capire dove è stato sbagliato e cosa possiamo fare per andare avanti. Ma guardate bene, e per me questo è un punto importante e chiudo l'intervento, questo si costruisce con la credibilità. Perché le persone quando te ci parli sono persone che bene o male sono più informate, le informazioni girano più spesso e spesso sono anche mal informate, perché sapete benissimo che su internet passano sempre le fake news, le notizie false, è più facile leggere un titolo che la notizia e convincersi di certe cose. Quindi con le persone bisogna fare anche un lavoro, e questo sarà difficilissimo se vogliamo vincere, di andare a parlare uno a uno e spiegargli qual è il nostro programma, ma spiegargli nel dettaglio, e non sarà semplice, perché è sempre più facile leggere un rigo che andare a argomentare tutto un discorso tecnico, politico, che ha dietro anche un bagaglio di valori che ti porta a dover investire del tempo e in qualche maniera non a ragionare a slogan. Solo così riusciamo in qualche maniera a riuscire a vincere il nostro territorio, e questo ne sono convinto, ma solo se riusciamo a fare questa politica qui. Cioè dobbiamo in qualche maniera riapprovarci di un rapporto diretto con le persone e andare a fare un lavoro molto difficile. E per essere credibili dobbiamo riuscire a avere, perché è facile dire ci ritroviamo tutti nel volo dell'antifascismo, ma dobbiamo avere anche un'idea di quello che vogliamo da qui ai prossimi 5 anni. E come ho detto, su tante politiche ci sono tante differenze che devono in qualche maniera essere smussate e devono essere soprattutto portate avanti con la credibilità. Per cui, finisco questa frase, per me non è importante, cioè non è solo importante il programma, ma è importante andare a raccontare alle persone in qualche maniera essere, risultare credibile. Farlo, fare questa azione qui, in qualche maniera dando un segnale di forte discontinuità di quello che è successo negli ultimi anni, è l'unico modo. Perché se bene o male facciamo
un'operazione che si presentano un po' le stesse persone, insomma. E guarda, lo dico in primis per me, io ho vissuto una frattura 5 anni fa e sono convinto che chi ha vissuto una frattura del genere 5 anni fa non può essere in generale una persona che possa in qualche maniera unire una coalizione ampia di centro-sinistra. Quindi dobbiamo capire tutti insieme che se veramente l'idea è di fare 3 passi avanti, dobbiamo fare tutti un passo indietro. E qui, lo so, mi piace un po' puntare i diti, però prima fare un passo indietro deve essere il Partito Democratico, che ad oggi non ha fatto nessun passo indietro. Siamo a marzo, le elezioni ci sono tra poco e dobbiamo cominciare a affrontare questo tema qua, che per noi è fondamentale. Vogliamo fare una coalizione ampia? Beh, tutti un passo indietro. La troveremo una persona che ci rappresenta la società civile e tutta la coalizione ampia centro-sinistra? Io penso che se si cerca si trova. Quindi, se la volontà è questa, personalmente io ci sono disponibile a condividere programmi perché fa parte della natura della mia cultura politica e credo faccia parte della cultura anche del gruppo degli Aria in Comune. Senza questo a noi ci risulta difficile portare un programma andando a sostenere di tanti tipi di cose, sapendo che quelle cose hanno già state scritte 5 anni fa ed erano, sono state tutte tradite. Per noi qui risulta un problema grosso di credibilità, di andare dalle persone e dire facciamo questo e mi dispiace ci dicono no, non ci crediamo più a voi. Grazie. Grazie Alberto, porto il microfono a Giancarlo perché non si possa alzare. Senza. No, io ringrazio dell'invito. Sente Paolo. Parla. Sono del primo. Uno parla da abbiato Dicevo grazie dell'invito perché è importante ritrovarsi e parlare. Parto da quello che diceva Alberto, fra 60 giorni si vota, quindi sì, è vero guardare al passato, quello che è successo e tutto. Due cose semplici, ma si sono dimessi gli assessori, secondo me si dovrà dimettere anche il segretario del Partito Democratico. Capisco perché, ma questa è una mia opinione, io sono uscito da quel partito, mi dispiacere, non ho più tessere in tasca. La prima mia tessera la firmò Renzo Imbeni, non so se qualcuno sa chi era Renzo Imbeni, e l'autunno valgo del 68. Detto questo, voglio proprio partire da una cosa che mi sta a cuore, che conosco bene, le barriere architettoniche, il porta a porta, i rifiuti, il territorio, la sicurezza. Se qualcuno dà in mano i numeri delle elezioni di 2009 o di 2014, se non si fa squadra, non si guarda avanti e alla svelta, pensando a fare programmi seri, a fare squadra, non si va nemmeno alla sinistra, i PD non vanno nemmeno ai ballottaggi, si perde subito. Poi ci sono delle cose buone di destra, di sinistra, anche quello come dice l'amico Corona Mauro, però se non ci si muove, di sicuro questo comune, non solo questo comune, passa alla destra. Andiamo, non ci scordiamo, abbiamo un senatore della Lega, quindi si impegnerà in maniera forte, stanno facendo squadra. Io, come chi mi conosce, mi occupo di barriere architettoniche di vita indipendente, ho da soddisfazione, mi chiamano a Roma e vado a lavorare con l'Unione Italiana CEI su dei problemi importanti e mi hanno già chiesto altre forze politiche se li porto quando fanno i giri per il territorio a vedere quali sono le barriere architettoniche. Io come associazione non posso rifiutarle a nessuno, quindi si è chiaro questo. Di porta a porta, gli ha detto Alberto, siamo al 60%. Beh, questo 60%, uno che conosce questo settore, è uno schifo, ve lo posso assicurare. Se voi volete venire con me ve lo faccio vedere tutti i giorni, che non si recita assolutamente più bene. Assolutamente più bene. È tutto mescolato, quindi non è un 60% di prodotto buono. Non si arriverà, come credo dice qualcuno, a rifiuti zero, perché qualcosa da bruciare ci sarà. Un altro problema importante è che nel 2023, se non si fa un impianto, e a Casa Passerini non si farà, forse a Calice, forse a Pisa o da altre parti, questo rimane, perché qualcosa da bruciare ci sarà. Chi sarà il presidente della regione in futuro dirà, eh no, non si può lasciare la lentezza a Vinci, a Firenze, a Sesto, a Pistoia, bisogna bruciare. Quindi, su questo ricordiamocelo, sarà un problema grosso. Il nostro territorio, se uno avesse i numeri come ho detto prima, si accorge che vince proprio la destra, però se ci si muove si può fare qualcosa come associazione. Il PD ha detto, si è fatto sai il 30% in Abruzzo, ma ne ha presi 10 e una lista civile ne ha presi 12, come da altre parti. Io non credo alle liste civiche dopo 5 anni con esperienza a Pistoia
Era 70 persone questa lista, c'era Boscava, Zinno, Formati, sono rimasti in 10. Che vuol dire che cambia, perché certe cose non gliela potete fare, le liste poi civiche sono rappresentate da tante idee politiche, le finiscano, le passano, dopo 5 anni non ci sono più a appoggiare il partito con quell'altro partito. Per me il PD ha fatto male a non collaborare e trovare una forte collaborazione con 5 Stelle, quelli sani, perché ce ne sono. E quindi porta a porta. Se uno andasse a leggere le due lettere di molti anni fa dell'Eleana, il nostro territorio era visto come a fiore all'occhiello agli altri. Pensate che nel 74 si veniva da Sesto dopo mezzanotte a mangiare la pizza dalla città. Oggi tali sono chiusi. Quindi non solo locali, io che mi occupo di varie architettoniche, il nostro partito, il Dio, l'amministrazione non tutti, hanno fatto due cose buone. Questo ascensore e il lavoro a Estra sono riuscito io e altri a fargli fare. Poi se noi si guarda da 100 metri di comune alle spalle, verso le scuole, in Piazza Alessandrini c'è una barriera architettonica che andrà a pigliare una pizza, l'amico Carlo Alberto deve stare sulla strada e se la deve far chiedere. La legge la parla chiaro. Carolina diceva, avete mai visto qualcuno in carrozzina che qui si ferma e vi chiede che c'è un po' d'acqua perché nel girare con la carrozzina, ma il problema non è solo per il disabile in carrozzina, è per le mamme, con i passeggini e gli anziani. Sapete che in Toscana ci sono 43.000 che hanno superato i 93 anni e che se superati i 60 anni siamo un milione o 65, qualcosa di genere. Il paese invecchia, ci sono le leggi che non si rispettano, quindi si può guardare di che gli è successo, abbiamo in comune, discussioni, tutto quanto, ma se non ci si muove, noi, il nostro comune, al mio parere, i dati che io ho, ufficiali delle elezioni 2009-2014, la prima volta, cioè, la destra e centrodestra vince l'elezione del comune d'Agliano, ma c'è anche altri comuni a rischio, siamo un po' di bello, sta diventando anche Sesto con un taglio degli alberi in via di un viale importante. Che voglio dire? Il nostro territorio va migliorato. Io sono stato a giro con delle persone che mi hanno chiesto di portarle a giro i candidati al sindaco e di parlare il territorio. Va migliorato la sicurezza del nostro territorio. Va nelle periferie, non importa chissà cosa fare al Ponte dei Pini o alla Ferruccia, ma perlomeno non permette più di scaricare tutte quelle discariche che si trova girando zona Ponte dei Pini, eccetera, che accanto a me forse lo sa ancora meglio. E già dargli un segnale, no? A questo territorio, perché se no altrimenti la periferia dice siamo sempre trattati male, no? La sicurezza, il decoro, la spazzatrice, secondo me ci sono tanti dati sbagliati, sì. È chiaro che chi conosce Quadrifoglio come me e Oania ora, e siamo comune di serie B, serie C, perché i servizi migliori sono dati dalle 6 a mezzogiorno, la notte. Io ho scritto più volte i nostri territori, bisogna imparare che non siamo più una cittadina in cui siamo a tre generazioni e sa la macchina, penso di sì, perché in famiglia c'è anche la quarta generazione, ci hanno visto noi. Quindi che vuol dire? Bisogna abituarsi a avere i sensi unici per la sicurezza, bisogna abituarsi anche a vedere i servizi di notte, non voglio stare a spiegare perché può costare di più o di meno che vantaggi possono portare, però la mattina chiederò a chi sarà il prossimo sindaco, sul marciapiede i video non ci devono stare. Non ci devono stare, perché sono un intraccio alla viabilità, agli anziani e tutto quanto. Quindi per migliorare questo bisogna fare, prendere l'esempio da Frattandoli, da un comune su in provincia di Vicenza. Infatti io suggerisco all'amico Alamai di Montepulco, che sarà il sito dei quattro comuni, lo prendo un po' in giro, no? Agliana Quarata Montale e Montepulco sarebbe in bisogno, perché tanto è l'unico sistema anche per risparmiare tutto quanto, perché così si va a incentivare quei finanziamenti che si può trovare in Europa, si può trovare in tante forme. Io non nascondo che penso settimana di incontrarmi con l'assessore Boscioni allo sport, perché con una persona di Pistoia c'è un progetto europeo che si chiama Sport Integrato per Disabili e No, e quindi lo vorrei portare agli anni. Non sempre a Pistoia o dall'altra parte di Serapalli. Se ci riesco, c'è lui, si ricorda a lui. Non mi rispondeva, ora mi ha risposto per fare da qualche dubbio. Cerco di rispondere e mi trovo a casa.
io credo che si guarda al passato, ma guardando al presente, abituandoci a parlare ai cittadini e tutto quanto. In un comune, il porta a porta, come hanno fatto, 3 anni, 3 strade per volta si sono impegnati a parlare con tutti e a capire come. Avete visto, un esempio, come hanno distribuito volantini di avvisi degli orari di porta a porta? Io ho fatto in un modo differente, le ho date tutte all'amministratore e si fanno spedire, quando si fa la riunione del consiglio dell'assemblea condominiale, a tutti i 12 abitanti dove abito io, perché tanto è l'unico sistema, perché ci tratta davvero di serie B. Mi dispiace per questo, non è giusto, perché si può trovare soluzioni funzionali, si trova. E se i cittadini vanno all'assessore e dice: ma se tu mi fai il divieto io non ti voto più, non ti voti più, non abbia sentito quello che è d'accordo, se tu vuoi per trovare una soluzione la si trova. E quindi io, per quanto riguarda le barriere architettoniche, il mio sindaco che ho già convenuto, vi spiego questo velocemente, amici, il mio figliolo a tavola diceva che devo votare Fini, la Lega, devo votare Casini, dice: ma non hai lavoro 30 anni? E quindi è venuto su Matteo Renzi, ci si è creduto, ho lavorato, ho fatto delle cose eccezionali per mandare anche a casa Meliana, ho messo insieme le squadre per riempire 3-6 volte tutte le cassette postali, e poi il risultato di questo, non voglio che venga più da Pistoia a dirci come si fa la politica agli altri, e diciamo nome e cognome, Lino Fragai e Maglianesi Paolo, abbiamo il coraggio di dirlo, non lo ci giriamo tanto intorno. E parlando con degli amici ci siamo posti il problema, quando io avevo 20 anni, 22, gli assessori sindaci avevano 50 anni, avevano fatto 50, 10 anni di consigliere comunale, avevano l'esperienza. Questi io vi posso raccontare che ho portato una persona importante della regione toscana, il sindaco mi prende l'impegno, ho fatto la figuraccia, io mi trovavo i soldi, i tecnici per farci i progetti rapidamente, come? Chissà, sono nato comunista. Quando siamo visti, fermo qua, sono disposto a collaborare, come ho detto prima, se mi vedete con altre forze politiche non vi arrabbiate, come vi ha fatto uno del mio con Cioccoli, io parlo con tutti, mi chiedo le cose, soprattutto di quello che mi interessa, e vi ringrazio. Grazie Giancarlo. C'è qualche altro intervento? Mi sembra Guido voleva dire qualcosa. Allora scusate, io ovviamente non ho niente di preparato, probabilmente vi do anche dei spuntoni, però insomma sono abituato così un po' ad andare a braccio a tutte le questioni. Il mio percorso, Mauro Polito, insomma non ho proprio un vero percorso politico, però insomma quello che ho fatto in questi anni per Agliana, perché bene o male il mio interesse è sempre stato veramente circoscritto al paese, più o meno tutti lo conoscete, e sono stati ritirati fuori anche le questioni di 5 anni fa, quindi nel senso una campagna elettorale di maglie tosta, e io nella mia trasparenza sostenere Leanna, sono dimesso poi con l'insediamento del sindaco, perché ero nettamente anche contrario all'assessorato del Fragà, quindi non l'ho mai nascosto. Negli anni sono proprio uscito dal PD successivamente, perché comunque per me il renzismo, quello proprio puro, forte, ha portato effettivamente al disastro del centro-sinistra che abbiamo oggi, perché si faceva arte a litigare, non che non lo si litigasse prima del PD, perché parliamoci chiaro, io mi sono iscritto, forse sempre stato un po' porta sfiga, però io mi sono iscritto nel 2008-2009 al PD, sostenuto Marino, ultimo, la Puppato, ultimo, Civati, ultimo, ora sono qui, quindi sono forse fatto anche sfido, lo so, no? Partiremo a tutte, però perché ho sempre seguito un percorso di trasparenza e partecipazione che poi il PD non ha più rispettato, nonostante a livello locale l'ultima cosa che ho fatto come segretario era un ottimo regolamento, che è l'unico partito, cioè l'unico circolo che ha il regolamento di come funziona un'assemblea, c'è ancora sul sito, perché tra l'altro sul sito c'è ancora il mio nome come segretario, non so, infatti qualcuno dice ancora sei nel PD perché non è stato aggiornato, quindi sono passati diversi anni, quindi senza ritirare anche in ballo certe questioni fa un po' male. Negli anni ho fatto diverse analisi, sono sempre stato uno di quelli molto duri, cioè no al PD, anche l'anno scorso, ricordo, cioè, abbastanza duro con Liberi Uguali, fu scontento quando Liberi Uguali ad esempio sostenne di andare proprio nel Lazio, ma perché? Perché secondo me ci deve essere
un modo di fare politica che è partecipato e trasparente. Quindi, secondo me, quello che siamo arrivati a fare stasera, io nel senso, avevo già iniziato un po' in attività fuori sui giornali, secondo me siamo in ritardo, un po' per responsabilità di tutti, perché comunque io a luglio l'avevo già detto, l'avevo rinunciato di fare da ottobre, poi purtroppo non ci sono stati tempi, né la voglia mia, di altri in generale, quindi siamo un po' al photo finish in fare questa assemblea anche per questo. Però sì, la destra è uno dei motivi che mi fa paura, ma mi fa paura non dare risposte ai ragazzi, ai poveri. Cioè veramente, io non so quanti di voi, sicuramente siete tanti, che fate un po' di volontariato, cioè a me anche solamente andare a portare i pasti alla gente, che, quindi io parlo proprio anche di cittadini italiani, nel senso, io non faccio differenze, però alle persone povere e vedete determinate situazioni mi fa paura, perché secondo me la destra non è in grado di dare risposta a quello. Cioè questo governo si vede cosa sta facendo e sta portando avanti, divide i poveri, cioè divide i poveri ragazzi, perché il 99% della popolazione è come voi, l'1% sono quelli più forti, questi invece stanno facendo litigare i più deboli, a me mi fa paura questa avanzata. Mi porto degli aneddoti al lavoro, lavoro al pubblico. A me fino a un anno e mezzo fa, due, non mi capitava veramente di ricevere da commesso frasi come quel finocchio là, quel negro, gente proprio che veramente alla cassa, magari c'era anche una collega straniera, diceva io questa io non voglio il pagamento da lei, cambio cassa. Cioè queste situazioni mi hanno portato a dirottare un po' la mia situazione, cioè proviamo veramente a fare qualcosa d'unito che non deve esserci per forza. Cioè io non concordo anche su chi ha sollevato la questione anche di critica, cioè le critiche devono essere specialmente anche all'interno del partito di maggioranza, comunque sicuramente, ma anche forse anche un po' più forti, però veramente bisogna mettersi lì per riportare quelle energie in campo di speranza, perché quello è l'obiettivo. Io stasera vedo qualche giovane esterno che magari non mi ha visto sempre all'assemblea, mi fa un po' piacere, però veramente se voi siete qui stasera e noi abbiamo messo un po' tavolini e questi fogli anche per farvi scrivere, perché probabilmente avete voglia di riportare in campo voi stessi. Cioè, ci siamo chiusi, in questi anni ci siamo chiusi, mentre dall'altra parte sono andati sempre più forti, andando a carezzare le debolezze e anche quello che la gente teneva più nascosto, perché sì, i razzisti sono in aumento, e l'Italia comunque sia un paese di centrodestra è sempre stato, quindi nel senso quello è vero. Quindi il mio appello è solamente questo, veramente dopo di me, nel senso mi auguro che anche quelli sono stati un po' silenti, ma se siete qui qualcosa vorrete dire, se riusciamo comunque veramente a rifare un qualcosa insieme di strutturato, nessuno ci obbliga, come diceva Leanna, questa data davvero è un po' così anche assembleare, ad oggi non è niente a nessuno, ci siamo messi qui, io ero un segretario, lei era un sindaco, la Lucia è stata consigliera, quindi insomma sono tutte persone che sappiamo da dove veniamo e se ci mettiamo noi in discussione probabilmente abbiamo fatto un ragionamento, quindi non siamo qui veramente per niente, quindi invito dopo di me. Se qualcuno, ecco, veramente anche di qualcuno non ho mai sentito, ecco, mi capirebbe portasse qualcosa di concreto, qualcosa anche di discussione che ha voglia di portare qui con noi. Grazie. Grazie Guido. C'è qualche altro intervento? Se no si può passare alle conclusioni, penso, se non c'è altri interventi. Molto brevemente, ricordo che era stato proposto fare un'assemblea, ti ricordi? I primi di settembre si vuole fare un'assemblea, prima un appello per una lista di sinistra, per una coalizione di sinistra, e poi dopo fare un'assemblea pubblica. Non se ne è fatto di nulla, è vero o non è vero, Guido? E quella era un'ottima occasione. Perché dobbiamo recuperare a livello locale il valore della sinistra. La sinistra sappiamo in crisi. E in crisi la sinistra nelle sue varianti, sia la sinistra radicale, la sinistra riformista, Renzi ha perso 6 milioni di voti, insomma. A questo punto noi di Agliano dovevamo trovare un minimo comune denominatore per una lista di sinistra, non una lista civica, e questo è bene precisarlo, una cosa sono le liste civiche, una cosa è una lista, una connotazione di sinistra, con persone che hanno avuto esperienze sia a livello istituzionale sia a livello di consigli comunali, eccetera.
purtroppo non è stato fatto. Siamo in ritardo, siamo in una realtà nazionale dove la sinistra è in crisi e dove in una realtà locale dove da tanto tempo non si fa politica. Io a suo tempo avevo sollecitato di fare il dibattito, di fare dei confronti su varie tematiche, anche sulla crisi dei partiti, sulla crisi della sinistra, delle istituzioni. Non è mai stato fatto. Sarà difficile anche fare la campagna elettorale, perché ci troviamo di fronte a una compagine sociale, una compagine cittadini che è su posizioni di decante politica, che non ne può sentire parlare, e quindi sarà difficile anche poter intavolare un dialogo produttivo con la gente, però dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili e immaginati. Qual è la, diciamo, la prospettiva? La prospettiva, ovviamente, ci troviamo di fronte a un Partito Democratico che ha fatto gli errori. C'è stata una fase di razzismo che ha cambiato i connotati di quelli che erano l'idealità e le prospettive del Partito Democratico, ha fatto politica di destra con il Giovanni, eccetera, eccetera. E quindi ci troviamo in una situazione abbastanza complessa, una situazione che dobbiamo cercare di recuperare, e non è facile recuperare, specialmente quando si paga. Abbiamo un Partito Democratico con una giunta abbastanza opaca. Cioè, quello notato io è mancato il rapporto, a differenza di altri comuni della provincia, il rapporto del sindaco cittadino, il rapporto dell'amministrazione cittadina. Il cittadino italiano non ha avuto la percezione di una presenza dell'amministrazione comunale, cosa che c'è avvenuto in altri comuni, questo è un posto umano, quindi c'è una certa popolarità che è mancata per altri capi italiani. Quindi cerchiamo di trovare dei punti di contatto, invitando il Partito Democratico, che dopo tutto il passato deve fare un passo indietro, d'accordo, in discontinuità col passato, perché altrimenti, dico, si corre il rischio di consegnare, come è già successo a Pistoia, come è già successo a Montale, di consegnare l'amministrazione alla destra, al centro-destra. Grazie. Grazie a te anche per l'appello. C'è qualche altro intervento? Valentino. Già mentre mi avvicinavo mi ero pentita e come Guido non mi sono preparata niente e andrò veramente su quel che mi viene in mente in questo momento. Giusto per dire che sono contenta di vedere tante persone che non vedevo da un sacco di tempo, mi fa davvero piacere, tanto, mi fa piacere questa iniziativa. Io sono una di quelle che non sono mai entrata nel PD, sono una di quelle che i DS fecero andare via tranquillamente all'ultimo congresso senza tanti complimenti e probabilmente, anzi sicuramente, senza nessun rimpianto, a conferma di quel clima che stava avanzando e che faceva, diciamo, sempre più forte una parte che vedeva quelli che erano appunto nelle mozioni 6, 7, 8, Guido, sempre quelle ultime, probabilmente un fastidio, insomma, poi le riunioni lunghe, sempre a discutere, sempre a litigare, ma insomma alla fine che ognuno prenda la sua strada. È stato un grandissimo rimpianto, perché l'appartenenza è una cosa che si coltiva davvero con passione, specie se si aderisce fin da quando siamo particolarmente giovani, quindi lo è sempre stato, lo è tuttora. Sono vicina agli Anan Comune, mi sono riavvicinata da pochi mesi anche lì, proprio per lo stesso, probabilmente, per obiettivo che ha portato tanti di voi qui stasera, cioè fare qualcosa di concreto, impegnarsi per quello e per quanto si può. E anche agli Anan Comune lo sanno i compagni che sono qua, sono in rodaggia, ci sono tante cose in comune, ci sono tante differenze, lo dice anche il nome, agli Anan Comune. È difficile stare nei posti e non sentirsi completamente a proprio agio, però la politica è mediazione, venirsi incontro e trovare strategie di incontro. È chiaro che le responsabilità di trovare un accordo stanno nella condivisione, stanno nelle persone, stanno nelle idee, però se alla fine c'è davvero la volontà reale, poi gli strumenti, i modi, i mezzi per venirsi incontro si trovano. Certo, ci sono anche delle forze politiche che hanno delle grosse responsabilità, insomma, non deve diventare me o un processo a nessuno, né alle persone né alle forze politiche, però
un partito molto strutturato, forse ancora di più di una lista civica o di un movimento, ha una forte responsabilità, specialmente quando amministra un comune come la ministra, è davvero grande responsabilità. Ci sono tante cose che si potevano fare, forse si possono ancora fare, ma dei segnali importanti che potevano essere dati non sono stati dati. Cioè, nella compagine amministrativa agli Aran Comune, il PD in questi 5 anni si sono tirate delle solenni mazzolate e diciamo che anche negli ultimi mesi potevano essere fatti dei tentativi di trovare dei punti in comune. Per esempio, questo sindaco probabilmente poteva e doveva essere sfiduciato. Io non capisco, francamente non capisco, perché non si è trovato il coraggio, il modo, la forma, la volontà di fare un'azione comune contro questo sindaco e questa giunta. Non c'ho niente di personale contro nessuno di loro, li conosco tutti quanti, ma le cose che si sono lette sono vergognose, prima di tutto per il Partito Democratico che l'ha eletto e che per tanto tempo da questo signore è stato rappresentato. Quindi davvero io mi meraviglio di questo partito, che io guardo sempre con tanta attenzione e tanto affetto, non abbia provato un moto d'orgoglio e di responsabilità verso tutti noi cittadini di sfiduciare questo sindaco, che ha detto delle cose orrende, delle cose veramente che, se non da sfiducia, erano quasi da denuncia alla Procura della Repubblica. Quindi vi chiedo ancora una volta, se c'è una strada, provate a praticarla, a partire da cose che si possono costruire e fare insieme a livello amministrativo, a partire da trovare soluzioni nei programmi, che poi i punti programmatici si trovano. Se tutti quanti poi riuscissimo davvero a concepire l'idea di un passo indietro per farne avanti, davvero probabilmente la quadra si troverebbe, perché parliamoci chiaro, agli Aran Comune un 20% quasi importante lo ebbe l'altra volta, ora sono cambiate moltissime cose. Uno dei miei peggiori incubi è che vinca davvero il centrodestra, il secondo è che al ballottaggio magari ci vada con, ma chissà quali alleanze potrebbe trovare, anche l'attuale sindaco, perché è un candidato a una lista e quindi si presenterà alle elezioni. Quindi guardate che non c'è solo un fronte sul quale stare attenti, ce ne sono almeno due. A maggior ragione, davvero un appello accurato a tutti quanti di trovare la strada, di fare qualcosa insieme. Grazie. Siamo di sinistra, però ci vuole la sinistra che ha un'ideologia, o sociale, che rimane, che c'è un contatto con la gente, con i cittadini. Non è che noi diciamo le cose ma i cittadini non lo sanno. Dobbiamo avvicinarsi alle persone per sapere che programmi, che temi, che l'importanza. Perché se noi rimaniamo isolati, è davvero che si viene la destra a governare e stanno nascendo, può darsi delle liste centri ancora avanti, può darsi che nascono altri listi che sono a parte del peggiore. Sicché dobbiamo andare a governare Aliana con una sinistra che deve mettere un programma. Ci sono problemi per il Partito Democratico, che siano per gli altri, però Aliana, l'importante è che non dobbiamo lasciarla andare a un vento nuovo che non ha mai conosciuto da tanti anni, da quando sono arrivato qua. Non è che il problema di litigare per un programma, ora è il problema di vincere come sinistra nel Partito Democratico, di vincere. Se non si vince, inutile, sarà un'altra vita. Allora dobbiamo fare il coraggio di parlare con la gente, di coinvolgere le persone per arrivare, che sia qua o là, però l'importante è essere, per battere gli altri, perché gli altri stanno portando dei programmi che disfaccia l'Europa e disfaccia tutto quello che è fatto in questi tanti anni. Non lo vediamo più, a parte da Salvini, che è un, non lo so, governare in questo modo sarà, si crea in questi anni, saranno dei grandi ostacoli anche internazionali. Anche io mi fermo qua e vi ringrazio per quello. Grazie per il tuo intervento e grazie per la saggezza che viene da fuori. Delle volte bisogna farselo lì da fuori, quello che c'è da fare in casa nostra. Va bene. Volevi dire qualcosa, Marco?
Se non c'è nessun altro, proprio per ribadire quello che ha detto Eleanna, che ha detto Lucia, cioè che noi ci siamo ripresentati, diciamo, davanti a un pubblico, ma questo non per velleità politiche, perché insomma io credo di aver esaurito la mia vena politica e quella di incarichi, eccetera, ma proprio per non vedere questa deriva o per non vedere effettivamente una destra vincere qui sul territorio di Agliana, che insomma porterebbe indubbiamente a uno sfascio di tutte quelle cose che in questi 70 anni, diciamo, sono state costruite a Agliana a favore delle persone, a favore del debole. Non dimentichiamo veramente, insomma, siamo tutti qui perché pensiamo tutti che il debole vada garantito, cioè non è una persona normale che va garantita, è il debole che va garantito, insomma, in qualche modo ci devono essere delle guarentigie per chi non ce la fa o per chi ha delle difficoltà. Non vorrei mai vedere, come è successo in qualche comune della Lega, che hanno negato ai bambini il pasto alle mense, insomma, si potrebbe arrivare a queste cose anche sul nostro territorio, insomma, ecco, senza demonizzare le persone che oggi sul nostro territorio hanno rappresentato la destra, ma questa deriva effettivamente c'è, tutti si sentono autorizzati ormai alle peggiori azioni e a renderle, diciamo, cosa normale. Quindi dicevo, se noi ci siamo messi, diciamo, in gioco e siamo venuti a parlare di fare qualcosa, è veramente quella di combattere una eventuale vittoria del centrodestra. E con la riflessione che è vero, è chiaro, ci sono stati degli errori, cioè ci siamo tutti scontrati con il PD di 5 anni fa, però proprio noi, come diceva Lucia, questa cosa la stiamo superando, certamente. Ci farebbe piacere che venissero riconosciuti anche da parte del PD in maniera abbastanza evidente gli errori che sono stati fatti 5 anni fa. Qualcuno diceva, cioè Giancarlo diceva, prima gli assessori erano, no, è vero, ci devono essere anche i giovani, però effettivamente l'altra volta fu fatta una forzatura effettivamente enorme, insomma, grossissima, no? Poi non so, perché poi si diceva, ma tanto insomma ci sono vecchi che controllano, guardano, no, nell'amministrazione ci sono gli assessori e c'è il sindaco, insomma, poi alla fine è inutile che io dica a te come comportarti, poi insomma ci sono io, poi a una riunione, poi ci sono, insomma è diverso, quindi fu fatta una forzatura, però noi l'abbiamo superata e la vogliamo superare, e siamo qui proprio a dire questo. Quindi siamo qui per dire che c'è una priorità, che è quella di non lasciare il terreno alla destra, principalmente, e ribadire quello che in 70 anni di storia, e poi anche gli ultimi 20 anni di storia di questo territorio, è sempre stata fatta di coalizioni di centro-sinistra. Non è che, a parte l'ultima volta effettivamente che il PD aveva questa esplosione, questa cosa, ma che è durata un fuoco di paglia poi alla fine, insomma, ecco. Però qui la storia l'ha fatta negli ultimi 20 anni un centro-sinistra unito, fondamentalmente. E credo che con un centro-sinistra unito si possa dire di essere anche, come qualcuno dice, siete sempre soliti. Magari se fosse sempre soliti, vuol dire che sta circa al 50%, che si può rischiare anche di vincere alla prima, sarà difficilissimo. Magari si fosse sempre soliti. Ecco, io vorrei solo dire che, siccome ho sentito che ci sono stati degli appelli a un'unione, ho sentito delle aperture sia da parte di Agliana in Comune, da parte di Rifondazione Comunista, da parte del Partito Democratico, certamente facciamo giustamente un bagno di umiltà e riconoscere gli errori, ma come ha detto anche Massimo, dice, io non mi esimo dalle responsabilità che ci sono state, però andiamo tutti e portiamo l'acqua al mulino per vedere, insomma, se effettivamente si riesce a fare quello che da tanti anni qui abbiamo fatto, e quindi stare insieme e cercare delle convergenze che ci possono aiutare a battere questa destra. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, lascio. Certo, volentieri. Senza microfono, perché tu parla anche. A parte che sono
154 persone, 24 sono donne qui presenti stasera. Ed è fantastico, ed è bellissimo, questa è la prima cosa. Per alzata di mano, quanti hanno meno di 30 anni? Che domanda! Quanti sotto 40? Io è tanto che ne dico 16. Quanti sotto 60? Allora. No, aspetta. Sotto 40 te. Vabbè, uno più uno meno, Carolina. Quindi il resto sono tutti tra i 60 e gli 80. Quindi io direi per prima cosa di puntare all'elettorato giovane, perché è sempre tanto carente. Quindi ognuno di noi, io direi già come forma di principio, parlerà con i giovani ragazzi, fanno un attimino impegnare. Io stasera più dentro che può venire a una riunione. Guarda che spazio, guarda il futuro, se magari tua idea ti fa qualcosa, non lo so, che ti garbrebbe fare. Ma da solo, ma che si fa? Da soli, perché ci si sente soli e bisogna assolutamente togliere questa visione e sentirsi uniti e basta e cercate di riportare. Le donne ci sono, mi garba tantissimo questa volta, però davvero vedo proprio la mancanza, vedo i miei coetanei e veramente sono sdegnati, mi sdegna anche io la prima, che sono l'eterna sdegnata, però veramente secondo me qualcosa davvero da fare, tutti voi, Alberto, si può fare, ma è uguale, che porti fortuna o sfortuna, io mio, ma avete tratto tutti eccellenze in tutti i campi, cervelli, tenti accumulate, conosci il sistema, c'è questo, l'ha visto, l'ha sperimentato, e sfruttiamo il ci si fa? Io tengo sondaggi e voglio vedere l'incremento, perché la partecipazione si vede anche così. È inutile poi scambiarsi l'opinione sempre tra gli stessi cinque, non serve a niente, come hanno sottolineato anche loro. Il messaggio deve passare forte e chiaro, perché non si sente. E vi dico l'ultimissima cosa sulla vittoria, che se sono registrata, ma non mi interessa, sappiate bene che la visione, almeno sul territorio, che appare sulla destra, soprattutto in visione dell'operato, che è stato fatto in ambito commerciale su Pistoia dalla destra. Ragazzi, pensateci bene, tutta l'area commerciale vota a destra, la maggior parte, perché giustamente si sentono rappresentati, tutelati e gestiti. E io dico, bene, effettivamente bisogna sì pensare agli ultimi, bisogna sì, però bisogna anche pensare anche a tutto il resto, cioè, perché poi chi produce? Ragazzi, qui domani mattina ci si sveglia, io con lei va a fare caffè, va a vendere penne, cioè, e la Silvia va alla off, si rivive sul territorio, quindi va bene, grandi discorsi, va bene, e perché è sostanziale, però è sostanziale anche il vivere quotidiano, e bisogna tanto, anche dei punti semplici, troviamoli anche dei punti semplici, perché c'è tanta confusione anche su quello. E la gente non capisce nemmeno che sta andando, perché erano valorizzazioni. Ah, e io non ci capisco, ma la gente non capisce. Bisogna spiegarlo in termini semplici, e io già da anni lo dico. Parliamo potabile per tutti, che tutti siano davvero consapevoli, che tutti la sentano come propria davvero questa città. Perché poi, tanto si ritorna lì, quando se la senti su e quando la vivi, io per prima, che sono stata la prima a lontanare il medagliana, ci avrei buttato le bombe. Perché proprio non me la sentivo come mia. Ora che ho famiglia, ripeto, sarò ripetitivissimo, però veramente io ci credo se può fare qualcosa. Se 20 anni fa c'era così, come mai non c'è nessuno? Come mai? Non è possibile, cioè vuol dire che siamo noi, è cambiato qualche cosa in noi, non ci si rende noi. Crediamoci, per piacere crediamoci.
perché sennò così veramente se raggiunge lo io, ma non sto scherzando, non solamente sociale, commerciale, tutto, tutto sale, tu sali, e ve lo dico, ma con serietà e con tristezza e rammario nel cuore. Che bisogna avere bisogno di insieme, è vero. Sì, sì. C'è tutto. Faso, lo facciamo. Sì. No, è giusto. E orientato in termini anche semplici, cioè nel, io lo devo sentire nella mia quotidianità, che mi sento rappresentata, che so che tu mi rendi vivibile, vivibile il mio quotidiano, è importante anche basarsi su quello, ma sono importantissimi tutti i temi, però la gente la mattina si può svegliare e può stare tranquilla, può stare serena, può vivere in un ambiente dove la gente è serena, non perennemente frustrata. E il clima che si è creato è di perenne frustrazione totale e costante, e così non si può vivere, non si vive così, non è possibile, si muore tutti, così mi fa sbattere le mani come esauriti, si fanno riaprire, ma si fa un sì, ma si parla ieri, siamo nella piana, no? Ci sta la strada, si farà un po' da fuori, ma mi è mai capitato a dirci a quando si trova prendono la chiesa non c'è una buona viabilità che ci porta in sicurezza alla stazione, se può andare a capo la questa è la punta dei progetti che abbiamo fatto la Tana e tutti li abbiamo segnato, ho visto che poi è saltato perché ormai è passata la Tana, se la mia ufficiale, no? Santi valori delle cose, non sappiamo grossi musei, non sappiamo grosse chiese, cose importantissime, sai? La sonoria, il cioccolato, i ricordi, il paesismo, ma la comodità. Se per il progetto non potrà continuare sulla frequenza, se si faceva bene le barriere architettoniche in cui la Lucia non la usava, dove c'è il parco, 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 c'è il ma se si va a un prodotto per vedere che fa, e va tante sì. Volte va tutto insieme, se qualcuno si scandalizza che è un po' così, anche oggi il 2018, 19, ma se si fa bene vengono gli altri, no. Come dici, è il telefono per il piede. Comprò un materasso a casa mia, non che sta vicino alla periferia della Ghisa, 300 metri, mi trovarò su. Io sono forte. Con gli amici che hanno Alberto e Roberto, e siamo in 10, si va a mangiare la gelateria a piazza a 40, perché le purtroppo non si va. Come si chiama Ghisa, le periferie della Repubblica? Come si fa a andare? Si può mangiare la Ghisa da lì? Siamo in 10 ci si aspetta che c'è il 50 euro formaggiato e bevuto, si mette qua. Guardate nei negozi la sera il numero dello sconto, perché lì non capite quanto incasso c'è. Sì, sì, venite da me che la gente gli fanno la multa e c'è un parcheggio. Scusate, uno per voi. Vorrei dire, te tu sei per i disabili, io sono disabile e sordo, e le persone anziane non sentono. Se voi ragionate senza microfono è tra voi. Noi civili e civili. Questo manca da voi. Non date comunicazione. Siete estinti. Mi dispiace ripetermi. Io volevo stare zitto e ascoltare. Ma per ascoltare ci vuole le orecchie. Va bene, Vittorio. La testa ce l'ho. Le gambe, la parte allora, la testa se... non c'è, ma la testa c'è per ora. Ho già avvertito. E allora perché tutte le volte che devo ripetervi? Non voglio dire altro perché offenderei. Va bene. Mi scusate lo sfogo, ma tenete conto voi che organizzate che la maggior parte degli anziani si vergognano. Io ho l'apparecchio, ma sono sordi, non si sente. E se non sentono cosa si fa? Tu hai ragione, Vittorio, ora si parlerà tutto il microfono. La gente sa giù la fatica a ascoltare, se non sente mi manda per Vittorio, per tu hai ragione, ora si parlerà tutto il microfono. Vai. Perché io non dovrei dirle queste cose. Vabbè, ora tu l'hai detto, tu hai ragione, ora si parla tutto il microfono, va bene? Se tu sono ci fa parlare. L'unico difende tutti. Ma... senza testa di partire io vengo qui a registrare voi, poi vado alla destra, vado al centro, sopra,
questo lo fa per tutti, non ci metto lingua, registro e tossico. Va bene. Okay. Se no non mi fate dire sempre le cose. C'è un microfono, pigli e parla. No, ma ti voglio fare un esempio. Sì, no, basta perché... Ascolta, cioè, è tardi e vedo la gente e la gente sta andando via. Guarda, vai per l'errore e mi scusi. E ti fa un esempio, è capitato in una scuola e sono stato chiamato. Succede tutto qua. No, ma poi succede in buona fede, comunque va bene. No, come ho detto tante volte, ti ha fatto bisogno. Una ragazza di 13 anni mi disse, ma non ti sa come fai, che cos'è? Gli dissi, guardi, lei ha gli occhiali, dico. Li chiamo occhiali, no? Se li legge, se li toglie, può leggere, no? Allora dico, gli ho un apparecchio, dico, non è un occhiale, è un come le stampelle, si chiamano stampelle, ma sono un ausilio. Quindi anche a 20 anni, a 13 anni, ci sa dei problemi. Tutto qua. E dispiace, a volte non si fa in va fede. Scusami, Va bene, va bene. Allora, io volevo concludere e poi... Buonasera, mi chiamo Simonetta Bellucci, chi non mi conosce, e sono una ex, ma stranamente non del PD. Sono ex consigliere comunale, sono stata eletta per la prima volta come indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano, la seconda volta nella lista dei progressisti che vedeva PDS e Rifondazione Comunista. Io ero indipendente dagli uni e dagli altri. Dopo questa esperienza amministrativa ho fatto un periodo di 7 anni di militanza politica nei Democratici di Sinistra. C'è stata questa militanza politica sia nei Democratici di Sinistra sia in generale quando i Democratici di Sinistra si sono sciolti nel PD. Non sono entrata nel PD e è una scelta che per me è risultata buona perché ci avevo visto lungo, non ero entrata perché non pensavo che la risposta alla richiesta di cambiamento che doveva esserci a sinistra potesse essere espressa dal Partito Democratico così come era nato e così come era formato. Ci avevo vista lunga, ma mi rendo conto che è stato un errore uscire dalla partecipazione della vita pubblica, perché in qualche modo bisognava restare. Allora e ora più che mai bisogna trovare le forze per ripartecipare. È molto dura, è durissima. Io devo chiedere scusa perché sono venuta qui stasera per motivi puramente egoistici, perché sono completamente smarrita in questi giorni, in queste settimane, nel cercare di seguire quello che sta succedendo nel mio comune, nella mia terra, al mio popolo. E sono venuta qui stasera perché è stata l'unica porta aperta che io ho intravisto e quindi ho detto voglio andare a vedere se mi chiarisco. Quindi non c'è lo spauracchio della destra, non c'è stato, proprio motivi egoistici per vedere di chiarirmi. Vi devo ringraziare perché avete organizzato questa serata e comunque vada è un'occasione di confronto, è un'occasione di dibattito, anche di scontro, penso. Le cose che sono successe, io ho detto che non è che mi sono pentita di non essere entrata nel PD, non, assolutamente. Mi sono pentita, no, e neanche pentita, è stato uno sbaglio smettere di partecipare e come me tanti hanno smesso di partecipare. E questa è una delle cause che ha portato la destra ad avere tutto questo potere. Non è il fatto che ora il centro-sinistra non si unisce e quindi va la destra al potere, è un fatto culturale, è uno smarrimento, è una perdita, è una rivoluzione culturale all'indietro che è successa, culturale e politica, anche politica, abbiamo perso tanto, tanto in politica. Io mi dico spesso in questi ultimi tempi, la politica non abita più qui, e in questi ultimi... L'ultimi tempi me lo sto dicendo anche guardando il mio comune,
perché secondo me tutto quello che è successo, sì, forse è stato sbagliato, forse hanno sbagliato il Partito Democratico a scegliere il candidato sindaco e che poi è diventato sindaco, forse è stato uno sbaglio quello, ma per me la mancanza è tutta politica, è tutta del partito, non c'è, perché sì, la persona sarà stata sbagliata, ma il PD ha sbagliato negli ultimi 10 anni, perché si è mangiato il candidato che aveva proposto nel 2014, quando è che si è, no, 2009, dal 2009, perché ha scelto Leleanna, tutti a votare Leleanna. Io ho sempre cercato di votare PD, non ci sono mai riuscita, però ho votato i candidati sindaco del PD e anche il candidato alla regione del PD, gli ho portato Iella perché non gliene è rimasto neanche uno, perché te via, e Rossi via, Mangoni ora via, quindi proprio è stato una bella, gli ho portato bene, peggio di te, sì, certo, però è quello che è stato, non ha saputo sostenere, non gli è piaciuta più Leleanna, non ha saputo sostenere Leleanna, via, e ha riproposto un altro, ora via anche questo, e la fine è stata misera, perché se ci si pensa bene il Mangoni non è uscito tanto abbacchiato da questa esperienza, perché Mangoni ha avuto la forza in una settimana di rifare la lista, di rifare la giunta. Fa una lista civica che si dichiara di centrosinistra e digli di no. La maggioranza sua vi ha mandato via perché in un modo o in un altro siete voi che chi spontaneamente, chi è stato costretto, non colpa vostra, non colpa, cioè è andata così. In più ora c'ha la maggioranza, cioè il gruppo del PD compatto che lo vota, perché che fai? Questo vuol dire che alle spalle c'è un partito che sta tanto male, ma male. Scusa, e allora il gruppo PD che vota il Mangoni? Gli vota i provvedimenti, come penso le dichiarazioni sono queste, non so se è cambiato qualcosa. Il programma. Questa è storia che si sa tutti, è storia che si sa tutti e che mi ha mandato in confusione e tutto quanto. Però io mi domando una cosa, va bene, ora si va tutti insieme, no? Ci si mettiamo, si trova tutti gli accordi. Si va tutti insieme, magari vengono vinte anche le elezioni. Che si fa? Per fare cosa? Cioè ci sa la forza politica, perché secondo me sta tutto lì il problema, Qui cascano tutti perché manca la forza politica, e la forza politica in questo caso te la dà un partito, il partito te la dà, o più partiti che sono coalizzati, o movimenti, movimenti politici che fanno politica, che fanno programmi di sinistra, anzi non voglio neanche di più di sinistra, centrosinistra, ci si confonde, non ci sia. Progressisti del terzo millennio, e che si abbia la speranza di dare gambe ai programmi che si fanno, ma senza una forza politica alle spalle non si fa, non si vince prima di tutto, e non si governa poi, perché sa da stare al governo e sa da fare, e non sa da fare le figure che sono state fatte fino ad oggi dal Partito Democratico, che dico il Partito Democratico perché è quello maggiormente rappresentato, è quello che ha la fiaccola maggiore del centro-sinistra. Gli altri, che fra l'altro io a livello nazionale ho votato tutti quelli che si sono presentati, la lista che tu hai fatto ce l'ho anch'io, tutta precisa, li ho votati tutti, e nulla, insomma, che si fa dopo? E ancora un'altra cosa, si perde e la destra va al governo, finisce tutto uguale? Bisogna pensare anche a questo, cioè non è lo spauracchio della destra
che per me non è perché non pensano a poveri, perché loro ci pensano a poveri, pensano, se gli conviene pensano anche a poveri, pensano anche agli immigrati se gli conviene. Non è questo il problema, è un problema culturale qui. È una cosa che entra nella testa della gente e che non tu ragioni più con nessuno. Non tu ragioni più con, neanche con la gente che tu hai in casa, con figli, con nipoti, con cugini, perché è uno stravolgimento che non si sa più come riparare. Per me c'è una grossa responsabilità di mancanza di politica. E si è sbagliato tutti noi, si è sbagliato tutti noi a mollare, a lasciare, ma non è facile. Ora, vabbè, è inutile recriminare, vediamo di rimediare ora. Però ecco, questa cosa di pensare a mettere su una forza che sia anche politica e non solo di gestione della cosa pubblica, perché secondo me qualsiasi cosa succeda non si sa tamponare, sia in caso di vincita, sia in caso di perdita, per carità, ma anche in caso di vincita, perché anzi, ancora maggiore, perché proprio ha la responsabilità di governare bene e di tenere le persone. Grazie Simonetta. Allora, direi alla conclusione della serata, vorrei lasciare le conclusioni finali a Leanna, però volevo riprendere un attimo, dire una parola anch'io, riprendere un attimo questi ultimi appelli che ci sono stati a parte di varie persone, e dire che anch'io credo che questo sia un momento proprio per tutte quelle paure, non sto qui a ridire e a rimarcare nuovamente, perché sono già state rimarcate bene da altri prima di me. Proprio per questo motivo credo sia il momento di cercare di valorizzare più le cose che ci unisce, piuttosto che invece andare a rimarcare quelle che ci dividono. Questo purtroppo è un male della sinistra, che l'abbiamo sempre fatto, e vediamo chi ha qualche piccola differenza rispetto a quello che si pensa noi, si tratta peggio del nostro peggior nemico. Questo è un male della sinistra. Allora, io credo che bisognerebbe ripartire Agliana con una proposta politica nuova, una proposta che veda una discussione di tutto il centro-sinistra, del PD, di tutti gli elementi che compongono il centro-sinistra, che tenda a formare quel campo largo che secondo me è l'unica possibilità che abbiamo per sconfiggere la destra alle elezioni. Naturalmente è un confronto che va fatto senza pregiudiziali, credo. Va bene la discontinuità, va bene l'autocritica, va bene tutti, ma credo non si possa fare partendo da delle pregiudiziali o escludendo questo o quel partito. Credo che debba essere un confronto allargato a tutti i soggetti della sinistra, e credo che se ci si metta di, insomma, naturalmente deve essere basato su proposte programmatiche, non è che debba essere basato su idee così ballerine, ma credo che se ci si metta a un tavolo, che ci si metta a discutere di quelle che possono essere le cose che ci uniscano, si troverà la quadra, quasi sicuramente si troverà il modo di poter stilare un programma che ci possa anche unire. Anch'io sono critico nei confronti dell'amministrazione a guida Mangoni negli ultimi 5 anni, come hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto. Aggiungo che sono anche un po' critico rispetto alla consistenza e alla qualità dell'opposizione che è stata fatta in questi 5 anni. Ho visto una pessima amministrazione, ma non ho visto neanche una grandissima opposizione, devo essere sincero. Va bene, però io credo che questo sia il momento non di recriminare e di guardare indietro quello che è stato, credo che sia il momento di guardare avanti e di cercare di lavorare tutti per costruire quello che ritengo un bene principale, un bene comune, quella che è la vittoria, la sconfitta della destra. Grazie. Lascio la parola a Eliana per conclusione. Sì, voglio stare in piedi per le conclusioni. Allora, parto da quello dall'intervento, da uno dei primi interventi di Alessandro, ma proprio toccandolo molto velocemente perché mi interessa poi concludere in modo molto positivo. Molti di voi, se non quasi tutti, mi conoscono molto a livello anche personale, con frequentazione di anni di battaglie insieme, e sanno benissimo chi mi conosce, certo non chi non mi conosce, che non ho mai fatto politica per una questione personale, e se uno dei
anche altri errori che mi sono stati rimproverati, è quella nei 5 anni in cui ero sindaco di non essermi mai messa in primis a voler primeggiare come altri sindaci che mi hanno preceduto e che mi ha succeduto, perché ho sempre creduto nel lavoro di squadra, ho sempre cercato di crearmi una squadra intorno, di lavorare con loro, non mi interessava essere la prima donna in mezzo al gruppo, e questo ha comportato del bene e del male. Le ferite sono state tante a livello personale, ma siccome io ho sempre fatto politica perché per quello in cui credo, in alcuni ideali, in alcuni valori, e perché volevo un certo tipo di Agliana, sono disponibile a farla anche oggi, anche con quelle persone che mi hanno in malo modo cacciato, che mi hanno fatto tanto male anche a livello personale, perché sono convinta che anche loro hanno cose da dire, che anche cose positive, e che tutti insieme possiamo fare il meglio per Agliana, perché l'obiettivo, appunto, arrivando alle conclusioni, è uscire da stasera per avere tutti insieme un'idea, non solo per combattere la destra. Guardi me, io posso controvarla, no, però, non è un po' controvata, no, io sono stata a sentire finora tutto. Bisogna controvarla, allora. Se non è un dialogo, no, Alessandro, ti ho preso spunto, te l'ho detto, allora mi rivolto di qua. L'obiettivo è quello di uscire, proprio perché non solo ci unisce l'essere antifascisti e voler vincere la destra, ma sono sicura che qui ci sono tante persone che sono in Agliana in Comune, che sono nel PD, che sono quelle che diceva anche la Simonetta, che non appartengono né all'uno né all'altro, la Nicla e tanti altri che sono qui presenti, che hanno da dire, e confrontandosi insieme faranno il miglior programma per Agliana, per dare un futuro, come diceva Carolina, una nota positiva a questo paese. Singolarmente non si va da nessuna parte, e bisogna appunto mettere le questioni personali che ognuno di noi ha da parte, se crediamo in questo, se vogliamo fare questo. Quindi chi ha voglia di arrivare, perché per ora abbiamo parlato stasera molto, a parte alcuni come Giancarlo, anche di cose concrete, ma anche di massimi sistemi, di scendere nel dettaglio, provare a fare, avere anche delle idee programmatiche, sarà ricontattato, se ha lasciato il nome, e già la prossima settimana ci vedremo. L'altro invito è al Partito Democratico, su due fronti: è il partito di maggioranza, su questo ci sono numeri come ci ricordava Giancarlo e lo dimostrano, alla responsabilità, non solo perché ha governato, mi sembra qui sia stata abbastanza unanime, che chi più chi meno in questi 5 anni, in maniera non condivisa da molti che sono qui stasera, però se le parole che ci sono state dette, e io non ho motivi per credere il contrario, è quello di rimettersi in gioco tutti, al dovere di convocare la prossima settimana un incontro con tutti i soggetti insieme, perché singolarmente non funzionano gli incontri, non c'è un confronto serio, non c'è un confronto franco fino in fondo tra tutti i soggetti, e la prossima settimana convocare tutte le forze del centro-sinistra che ci sono, le formazioni, e cominciare a vedere se si possono smussare quelle differenze che sicuramente ci sono, alcune rimarranno, altre invece potranno essere superate, e vedere se si raggiunge l'obiettivo che mi sembra alla maggior parte di quelli che sono intervenuti qui stasera hanno a cuore, quindi di dare un futuro di sinistra ancora migliore rispetto a quello che purtroppo c'è stato in questi 5 anni, e tutti insieme poter appunto portare alta la bandiera dell'antifascismo ad Agliana e battere di nuovo la destra come l'abbiamo fatta da quando, appunto, dal dopoguerra ad ora. Grazie e buonanotte a tutti.